A tutti, grazie per essere arrivati così presto. L'orario è dovuto a una giornata che sarà sicuramente molto impegnativa, ma noi speriamo sia anche interessante. Questo convegno, questa giornata è stata voluta fortemente dal Movimento NoTav e dal Comitato di Lotta Popolare, costruita in questi mesi per provare anche a condividere un po' di riflessioni che abbiamo maturato e che abbiamo condiviso appunto nell'ultimo periodo in diversi ambiti, ma che serviva davvero, ecco, potesse esserci una giornata in cui confrontarci tutti e tutte. Parleremo del diritto alla resistenza. Il diritto alla resistenza in questa valle che ormai è diventata pratica quotidiana. La giornata sarà divisa in due parti. Avremo una prima giornata in cui cercheremo di andare a analizzare, smontando pezzo per pezzo, la criminalizzazione che ormai da diversi anni il movimento NoTav sta subendo. Quindi sicuramente da un punto di vista sicuramente da un punto di vista giudiziario e repressivo, ma anche dal punto di vista dell'utilizzo di parte che viene fatta dai media e quindi dall'informazione, ma non solo. Cercheremo anche di parlare della libertà di espressione attraverso la rete, che noi come movimento abbiamo imparato a conoscere ed attraversare per diffondere le nostre informazioni, per dare battaglia anche in questo campo. Quindi nella mattinata avremo delle analisi, ecco, più di tipo tecnico e giuridico, che saranno fatte dagli avvocati Novaro, Bertone, Crisci ed Amico. Parleremo appunto dei media, sul ruolo dei media nel conflitto, con Pagliazzotti, e poi con Carola Frudiani parleremo della libertà di espressione in rete. Ci sarà anche Maria Teresa che condividerà con noi, molti di voi hanno trovato anche sulle seggiole un pinzatino, ecco, che aiuterà a seguire, ecco, il discorso che farà Maria Teresa sul diritto alla resistenza come articolo inserito nelle costituzioni di alcuni paesi del Latino America. Ci sarà l'interruzione alle ore 13 per prepararci al pranzo nella sala qua dietro nel refettorio. Sarà servita appunto la polenta, ci sarà per tutto il giorno anche un servizio bar con i panini, quindi anche i vegetariani potranno, ecco, come dire, trovare qualcosa che vada bene. Alle 14 avremo l'anteprima, la proiezione di questo film Fermarci Impossibile, il racconto della lotta del movimento NoTav dai sondaggi del 2010 fino alle iniziative di quest'estate. Quindi ecco, una raccolta di tutte le immagini e delle nostre lotte di questi anni. Invece al pomeriggio ci sarà un'assemblea con diverse realtà di movimento che arrivano da diverse parti d'Italia, che si occupano ovviamente e ragionano sul conflitto sociale, sulla repressione, sulle azioni da mettere in campo per rilanciare la nostra lotta e la nostra battaglia, non farci chiudere in un angolo. Avremo anche un collegamento importantissimo con un convegno simile che si svolgerà in contemporanea a Roma, con tantissime realtà di movimento, tra cui quelle, ecco, che ci hanno aiutato a organizzare la contestazione al vertice Monti Holland di poche settimane fa. Quindi vi auguriamo, ecco, una buona giornata, speriamo, ecco, che i contenuti possano interessare tutti, daremo spazio ovviamente al dibattito e niente, buona giornata. Intanto buonasera a tutti, vi lascio una comunicazione. No, buonasera lo stesso. Buongiorno e buonasera a tutti. Perché volevo dirvi che questa sera, alle ore 21, al
Teatro Fassino di Avigliana ci sarà la quarta giornata internazionale contro le grandi opere inutili e imposte, notav ovunque protagonisti del cambiamento. È importante esserci, ci saranno collegamenti con diverse parti dell'Europa, ci saranno diversi interventi e credo che sarà estremamente interessante per tutti, volevo ricordarvelo. Farò un intervento che forse farà storcere il naso a qualcuno, ma che ritengo sia di grande attualità. In questi giorni c'è stato un grande dibattito sui canali internet del movimento notale, non solo, in merito alle manifestazioni di protesta dal 9 di dicembre in avanti. Non sono intervenuto in quella sede perché se c'è uno che è stato preso per i fondelli pesantemente dai fasci, o quell'uno sono stato io, e quindi non volevo mettere delle cose nero su bianco proprio per evitare che poi qualcuno facesse di nuovo degli altri scherzetti. Ma qui una serie di cose voglio dirle. Noi abbiamo lanciato in questi mesi il grido in giro per l'Italia che bisogna resistere e bisogna opporsi, bisogna in parole povere sollevarsi e non accettare lo status quo. Ovviamente, siccome non siamo gli unici che facciamo politica in questo paese, facciamo in un modo molto pulito, ci sono altri in modo meno pulito, non era pensabile che tutta una serie di parole d'ordine che lanciavamo noi non venissero riprese, ma vorrei ricordare a tutti il rischio che queste parole d'ordine possano essere lasciate in mano ad altri. Io non dico che noi dobbiamo andare a braccetto, dobbiamo confonderci con il fascio, tutt'altro. Però voglio ricordare a tutti che questa protesta, se ci sarà, e io spero che ci sia, sarà fatta dal popolo, sarà fatta dalla gente. Sarà fatta da gente stufa, da gente che non ne può più, da gente che ne ha le scatole piene di questo governo e di tutto il resto. Noi abbiamo impiegato molti anni di ragionamenti e di riflessioni, di discussioni, per passare da una posizione NIMBY, perché è la prima che sveglia la gente, e io non mi scandalizzo e sono ben contento, finché non spieghi alla gente che gli stanno girando la casa al contrario, in genere impiega un momento a capire. Poi dopo che ha capito può andare avanti, ma subito per svegliarli bisogna che abbiano un'immagine di una ruspa. Allora lì magari funziona. Noi, dicevo, abbiamo impiegato degli anni per riuscire a far sì che diventasse patrimonio comune il discorso dei beni comuni, il discorso del modello di sviluppo, il discorso che ricorda a tutti che quello che sta succedendo oggi, questo modo di andare avanti, questo modo di procedere, non è più accettabile, non può continuare. Dicevo, abbiamo impiegato anni, non giorni, abbiamo fatto un sacco di riunioni, abbiamo discusso e la gente ha capito, il popolo notav ha capito che questo modello di sviluppo non è più accettabile. Noi non possiamo pensare che
dove non c'è stata questa lunga e lenta maturazione, la gente di colpo capisca tutta una serie di cose. I mercantili, gli autotrasportatori, chi si trova a non essere più in condizioni di pagare le tasse, chi si trova in condizioni di impiccarsi perché non sa più che cosa fare. È difficile che abbia avuto il tempo, la voglia, la capacità di maturare una serie di cose che noi abbiamo maturato. E allora, secondo me, bisogna davvero riuscire a fare quel famoso salto di qualità che noi come Movimento Nottava abbiamo fatto, quel famoso salto di qualità che è andare oltre agli slogan, oltre alle cose, e cercare di capire che quando un popolo è oppresso, in qualche modo si ribella. Ma bisogna anche capire che non possiamo lasciare ad altri il campo. Non possiamo lasciare ad altri il campo storcendo il naso e dicendo: ah, se ci sono questi, noi non ci andiamo. Perché il popolo che protesta magari ci andrà lo stesso. E vorrei ricordare a tutti l'esperienza di Alba Dorata in Grecia, e vorrei ricordare a tutti il rischio che queste cose si possano ripetere anche in Italia. Perché stiamo molto attenti su queste cose. Pare da alcuni sondaggi, poi per carità, per quel che valgono dei sondaggi, che Alba Dorata, se si andasse alle elezioni in Grecia, oggi sarebbe il primo partito. Allora, facciamo attenzione a queste cose. Facciamo attenzione. Con la scusa di non volerci far strumentalizzare, stiamo attenti a non fare in modo che gli altri strumentalizzino la ribellione popolare che è pronta a montare e a scoppiare. Perché non si può pensare che tutti quanti abbiano fatto lo stesso percorso, non si può pensare che tutti quanti siano puri e duri, e non si può neanche pensare che tutti quanti siano sulle stesse posizioni. Io credo che la gente debba essere incoraggiata, istruita, debba essere in qualche modo incoraggiata a fare il salto di qualità, a capire che questo modello di sviluppo non può più andare avanti. Anche i mercantili. Non si può più pensare che magari siamo tornati indietro, per cui non facciamo nessun scontrino, non paghiamo più niente, non facciamo più niente, eccetera. Però non possiamo neanche essere impiccati. Perché ricordatevi che questo governo i grandi regali li ha fatti solo alle banche e ai banchieri, i quali non hanno pagato le tasse e gliele hanno condonati, i quali ne hanno fatte da vendere e da prendere e gli hanno risolto tutti i problemi, non solo, ma ci stanno tagliando sanità, pensioni, scuola e tutto il resto per regalarli ai banchieri, non ai commercianti, non ai piccoli imprenditori, non agli autotrasportatori. E questo è un discorso che dobbiamo ricordarci sempre molto bene, perché siamo tutti piccoli, tutti tartassati. Grazie. Buongiorno. Dunque,
tema del mio intervento dovrebbe essere la risposta giudiziaria al movimento No TAV e quindi più in generale i processi che sono stati avviati nel corso di questi ultimi anni contro militanti del movimento. Io ho provato con l'aiuto di alcuni colleghi a censire il numero di questi processi, abbiamo stimato, con un punto di vista che è di parte evidentemente perché sono solo i processi conosciuti da noi avvocati, l'esistenza di circa 80 processi avviati dalla Procura di Torino con una, circa 450, poco meno, 440 imputati o indagati nell'ambito di questi processi, quindi un numero considerevole di processi avviati nel corso degli anni. Io ho già detto in diverse occasioni, lo ripeto anche qua, in realtà non esiste un modello processuale separato per i processi No TAV. Lo Stato di diritto vale sempre e comunque in tutti i processi, ci sono però delle caratteristiche peculiari e specifiche che meritano di essere in qualche modo valorizzate. E quindi l'idea di questo intervento è proprio un po' quella di provare a decifrare che cosa capita nell'ambito di questi processi per offrirvi un contributo di conoscenza che viene ovviamente da un avvocato che quei processi li segue professionalmente. Allora, cerco di essere molto rapido su alcuni temi che ho trattato già nel convegno che abbiamo fatto come giuristi democratici qualche giorno fa alla Galleria di Arte Moderne. Vorrei invece poi cercare di approfondire alcuni passaggi su alcuni temi specifici. Il primo dato caratteristico di questi processi, quello forse più evidente a un osservatore esterno, è la circostanza che questi processi e gli incombenti all'interno del processo vengono fatti spesso alla presenza di un ingente numero di forze dell'ordine che presidia il processo, che si perita di controllare e bonificare le aule di udienza. Tutto questo crea, lo dicevo già l'altra volta, una sorta di pesante clima emotivo che condiziona in qualche modo l'imparzialità e la terzietà del giudice, che si trova in qualche modo immerso in una situazione densa di controlli di polizia che in qualche modo sollecitano una sorta di allarme sociale. Insomma, le antenne del magistrato vengono in qualche modo sensibilizzate rispetto a una situazione di questo tipo, di possibile pericolosità degli imputati. Un secondo elemento, che però credo sarà oggetto di una specifica relazione, riguarda questo anomalo rapporto con la stampa. Il processo a mezzo stampa è ormai una locuzione, uno slogan che si utilizza per quasi tutti i processi, nel senso che la stampa ha un'attenzione, credo bulimica, spasmodica nei confronti dei processi, di quello che capita nei processi, e riversa poi sui giornali quello che coglie all'interno dei processi sostanzialmente in prospettazioni accusatorie. Quasi mai la voce dell'imputato viene veicolata sui giornali, per cui l'imputato si trova a dover combattere una duplice battaglia, dentro il processo contro chi l'accusa e all'esterno contro i giornali che hanno veicolato le notizie del processo attraverso modalità un pochino incongrue. Tutto questo è normale, quello che non è tanto normale è che i processi No TAV, i processi legati al conflitto sociale, sono, come dire, punteggiati da esternazioni continue da parte delle autorità di polizia e delle autorità inquirenti. La magistratura inquirente, segnatamente la Procura di Torino, accompagna spesso le iniziative giudiziarie con prospettazioni all'esterno fatte con conferenze stampa, che segnano profondamente poi il contenuto di quel processo e consentono alla stampa di veicolare certi contenuti e non altri. Il terzo aspetto, anche qui vado molto rapidamente, è la difficoltà di svolgere delle autonome indagini da parte dei difensori. Questo per un atteggiamento culturale, prima ancora che giudiziario, dei pubblici ministeri e anche della magistratura giudicante, che, come dire, riservano la parte investigativa quasi sola alle autorità di polizia o alla magistratura inquirente e lasciano poco spazio, nonostante nel codice di procedura penale vi sia invece una valorizzazione dell'avvocato come protagonista delle investigazioni, della ricerca della prova. In realtà di fatto questi spazi sono terribilmente contenuti. Quando noi facciamo delle richieste all'autorità di polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza per avere dei documenti, mai ci rispondono e quindi mai riusciamo a fare delle indagini compiute. Fatte queste precisazioni, che sono cose che in qualche modo ho già detto in altre sedi, vorrei invece provare ad approfondire due aspetti che sono poi gli aspetti cruciali e più rilevanti nei processi No TAV. Adesso non l'utilizzo a pioggia, direi in modo sproporzionato, delle misure cautelari e l'utilizzo dell'istituto del concorso di persone nel reato. Istituti di cui abbiamo parlato nel convegno di qualche giorno fa, ma in termini molto teorici e generali. Invece vorrei provare a calare queste prospettazioni teoriche nella concretezza dei processi No TAV. Allora, credo che voi sappiate come il quadro di riferimento normativo è un quadro, se non lo sapete ve lo dico io, che prevede nel nostro codice di rito l'utilizzo della custodia cautelare in carcere e delle misure custodiali come estrema risorsa, estrema ratio.
Cioè dice il legislatore, si tratta, di fronte a processi gravi, a fatti gravi, di utilizzare la custodia in carcere con grande oculatezza. Credo tutti sappiate che la Corte europea, in sede europea l'Italia è stata condannata e deve entro la fine di maggio 2014 provvedere in qualche modo a far fronte a una situazione carceraria che è esplosiva. Noi abbiamo un numero di detenuti sproporzionato rispetto alle strutture che li possono accogliere, quasi del doppio, poco meno del doppio, per cui la raccomandazione che arriva dall'Europa è stata: fatevi carico del fatto che avete i carceri pieni e soprattutto fatevi carico di questo utilizzo sproporzionato e non comparabile con altri paesi europei della custodia cautelare. La risposta che il legislatore ha dato per il momento è del tutto assente. Si parla di possibili riforme, qualcuno parla di amnistia in riferimento poi alla specifica posizione di alcuni personaggi eccellenti, ma allo Stato insomma tutto è rimasto inerte. Alcune pezzi della magistratura hanno provato a farsi carico della situazione, segnatamente il procuratore capo di Milano ha mandato una circolare a tutti i sostituti in cui dice: badate che abbiamo una raccomandazione specifica dalla Corte europea, abbiamo un processo che è quello Torreggiani più altri, che appunto è stato l'elemento che ha consentito alla Corte di fare queste raccomandazioni all'Italia, e quindi badate bene, dice il capo della procura a tutti i suoi sostituti, provate ad utilizzare la richiesta di custodia cautelare come una risorsa importante, ma da utilizzare solo in casi rarissimi, perché il rischio è che se no andiamo ad incrementare la popolazione detenuta e stravolgiamo il contenuto del codice di procedura penale. A Torino avviene l'esatto contrario, nel senso che non c'è nessun procuratore capo che dà raccomandazioni di questo tipo, ma abbiamo un utilizzo a pioggia delle misure cautelari, anche per fatti che sono fatti bagatellari, tant'è che nel confronto che noi spesso facciamo con colleghi che arrivano da altre sedi, i colleghi si stupiscono del fatto che per fatti di assoluta modestia a Torino vengono applicate misure o custodiali o comunque misure coercitive e cautelari non custodiali. E questo è un dato peculiare della vicenda torinese, ma soprattutto peculiare delle vicende legate ai processi notari e più in generale ai processi legati al conflitto sociale, nel senso che c'è un'attenzione straordinaria, sempre di più, c'è stato una sorta di cambio di passo della procura negli ultimi mesi, per cui c'è ancora una maggiore attenzione rispetto al passato in riferimento a questi processi, e c'è un utilizzo veramente dilatato delle misure cautelari, talmente dilatato che credo un osservatore esterno non può non stupirsi quando si vedono delle misure cautelari affibbiate a dei ragazzi che hanno poco più di 18 anni, sono incensurati, non hanno carichi pendenti e quindi con ogni probabilità beneficeranno della sospensione condizionale della pena, non dovranno mai scontare un'eventuale condanna, e ciononostante vengono applicate delle misure. Allora, qual è il rischio che intravedo soprattutto? Da un lato questo utilizzo abnorme di cui ho detto, ma dentro questo utilizzo abnorme ci sta un meccanismo di valutazione che è assolutamente pericoloso, nel senso che mi pare che le misure cautelari che vengono date soprattutto nei processi notav e nei processi legati al conflitto sociale, quindi alla conflittualità sociale, io ho sempre detto di bassa intensità, di bassa soglia, nel senso che poi fatti particolarmente eclatanti a Torino non ci sono mai stati e in Val di Susa neanche. Dicevo, il meccanismo di valutazione particolarmente pericoloso è quello che rimanda a una sorta di marcata soggettivizzazione del processo penale e della responsabilità penale, che sconfina in qualche modo quasi col diritto penale d'autore. Il diritto penale d'autore è una configurazione dottrinale costruita nella Germania nazista degli anni 30, che ovviamente non voglio fare impropri e improbabili paragoni con la legislazione nazista degli anni 30 e lo Stato di diritto italiano nel 2013. Ma la valutazione, il meccanismo di valutazione è un meccanismo di valutazione che è centrato tutto sull'autore del reato e non sul fatto. E quindi è un meccanismo che valuta la pericolosità non tanto in relazione a quello che si è commesso. Il fatto reato e l'offesa a un bene giuridico è il pilastro su cui si dovrebbe incentrare un diritto penale garantista e democratico. Invece qui marcatamente, fortemente, si va a spostare la valutazione sull'indagato, sull'imputato, cioè su chi ha commesso il fatto, e quindi di fronte anche a fatti di assoluta modestia si finisce per applicare una misura cautelare non tanto perché quel fatto è grave e quindi richiede una risposta adeguata, ma perché chi l'ha commesso è un soggetto che si ritiene pericoloso. Allora voi capite bene che questo è uno scivolamento pericolosissimo, perché non si fa più riferimento a che cosa si commette ma a chi si è, con uno stravolgimento dei principi, questi sì, dello Stato di diritto, uno stravolgimento che è solo parziale, nel senso che la cornice normativa resta quella normale,
non è una cornice da processo penale militarizzato, insomma non c'è Guantanamo in Italia, non c'è la detenzione amministrativa che si applica ai palestinesi, lo Stato di diritto continua a funzionare in questi processi, ma con delle caratteristiche che sono caratteristiche particolari, abnormi, e questo scivolamento è uno dei dati più significativi. Tutto questo è plasticamente rappresentato, credo di averlo già detto altre volte, nel processo più grosso che noi abbiamo, quello per i fatti del 27 giugno e del 3 luglio, quando è un imputato che ha commesso un'azione del tutto residuale e modesta, come mettere la mano sull'avambraccio di un poliziotto, in un contesto non di scontri ma di tranquilla contrapposizione verbale tra un gruppo di manifestanti e le forze di polizia che incalzavano, ebbene questo soggetto viene mandato in carcere perché avrebbe commesso un reato di resistenza che è di una leggerezza tale da poter essere comparato con una qualsiasi azione che avviene tutti i giorni e quotidianamente in quasi tutti gli asili comunali di Torino, nel senso che una spinta tra due bambini equivale grosso modo, o forse nemmeno, a un livello addirittura più alto di violenza rispetto a quella messa in campo da questo soggetto. Questo soggetto finisce in carcere perché si dice anarchico, perché ha partecipato a una serie di manifestazioni, pur essendo incensurato, lo si manda in carcere. Allora il criterio di valutazione è del tutto sballato, è del tutto sballato rispetto alle regole di giudizio che sono invece contenute nel codice di procedura penale. E questo deve allarmarci perché c'è uno scivolamento, non so se ce la faccio, ci provo. L'altra questione che volevo porvi molto rapidamente, visto che il tempo pare stringa, ma possiamo anche dilatarlo leggermente, riguarda invece il concorso di persone nel reato. Che vuol dire? Sostanzialmente voi sapete che ci sono dei reati che una persona commette da sola, reati plurisoggettivi che si commettono insieme a tanti altri. Il tipico è il reato da manifestazione in cui tanti soggetti commettono, per arrivare ai processi che ci interessano, un reato di resistenza. Allora, da un lato risponde del reato di resistenza chi commette l'azione tipica contenuta nella fattispecie. La fattispecie di resistenza prevede minaccia e violenza contro un pubblico ufficiale per contrapporsi ai compiti che il pubblico ufficiale vuole realizzare. E quindi se io lancio un sasso contro un pubblico ufficiale mentre sta facendo un'operazione di ordine pubblico, commetto un reato di resistenza. Poi ci sono modalità per difendersi, ma comunque tendenzialmente commetto questo reato. Il problema si pone per chi non commette l'azione tipica, cioè per chi commette delle azioni o chi è presente ai fatti ma non commette nessuna azione. E qui la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma l'orientamento costante e continuativo dei giudici di merito, anche torinesi, è sempre stato quello di interpretare una mera presenza sul luogo come semplice connivenza non punibile. Nel senso che si dice o tu dai un contributo causale, perché questo è il meccanismo di imputazione poi del reato, o tu dai un contributo causale a realizzare quel reato e quindi... Per farvi un esempio, se io realizzo una rapina, i due che vanno per esempio a fare la rapina rispondono della rapina, ma anche l'autista che li aspetta fuori perché dà un contributo causale a realizzare il reato di rapina. Nella manifestazione, chi sta soltanto lì a vedere risponde dell'eventuale lancio di sassi da parte di qualcuno, purtroppo da qualche anno, perché la giurisprudenza degli anni 60 e 70 era una giurisprudenza terribile, ma diciamo che ormai da qualche anno la giurisprudenza dice no, non si risponde se sei soltanto presente e non vai in qualche modo ad agevolare l'azione altrui o a rafforzare l'intento criminoso altrui, non ne rispondi a meno che tu non abbia dato un contributo specifico. Invece, inaspettatamente, noi abbiamo avuto delle ordinanze applicative, cito due processi tra i tanti, le due ordinanze sicuramente in assoluto più brutte, quella della vicenda sulla Giovalsusa e quella della vicenda per i fatti del 19 luglio, dove, apertis verbis, cioè chiaramente messo scritto nero su bianco, dei giudici hanno detto che si risponde di quella roba lì nonostante non si sia commessa l'azione tipica. E quindi si dilata in qualche modo l'area della responsabilità penale dei soggetti che concretamente non hanno fatto nulla, ma si sono limitati ad essere presenti. Per il 19 luglio tutto questo è addirittura terribile, nel senso che voi sapete, ricorderete che cosa è capitato, la polizia è uscita dalle reti, c'è stata il movimento Ottavo, alcuni siti l'hanno definito una sorta di mattanti, io non so se questa sia un'iperbole interpretativa, ma comunque la polizia è andata, ha bloccato una serie di militanti, ne ha arrestati alcuni, senza però imputare a nessuno alcuna condotta, perché non era in grado di dire se le 6, 7, 10 persone arrestate avessero commesso dei reati. Allora il giudice li ha lo stesso mandato in carcere dicendo ma eravate lì, la manifestazione ha avuto una ricaduta violenta e quindi ne rispondete. Per fortuna in altre vicende non è capitato questo. E allora questa è di nuovo la spia di un diritto penale che non è un diritto penale speciale, ma è un diritto penale che si sottopone a delle interpretazioni e delle valutazioni che sono in qualche modo speciali rispetto a quelle normali. Io avrei ancora tantissime cose da dire, taglio quello che era l'aspetto più polemico, cioè la presenza dei pubblici ministeri alle reti, mi piaceva invece arrivare, perché su questo volevo essere, come dire, molto pragmatico e
e anche non troppo polemico, ma insomma, se ci sarà tempo o se ci sarà un dibattito racconterò. Mi piacerebbe invece ragionare sul salto di qualità, così l'hanno definito i commentatori sul fronte giornalistico, ma anche i commentatori delle cose giudiziarie, che è avvenuto dall'estate del 2013 nella risposta giudiziaria. Questa contestazione di terrorismo che a un certo punto ha riguardato 12 militanti del movimento. E allora dico subito che in realtà occorre affrontare questa cosa in chiave storico-cronologica, dicendo che la prima emersione del concetto di terrorismo, che è effettivamente è un salto di qualità sul piano dell'interpretazione e della ricostruzione delle vicende del movimento Notav, in realtà la prima volta che emerge questa parola risale, non so se trovo riferimento, risale a qualche anno fa, segnatamente ha una notazione della Questura di Torino del 30 maggio 2011 in riferimento a una manifestazione del 24 maggio, perché un portavoce del movimento, non so esattamente di chi si parli, ma insomma, aveva fatto delle dichiarazioni piuttosto eclatanti dicendo, paventando addirittura l'eventualità di bloccare il Giro d'Italia. Allora, sulla base di queste dichiarazioni, quindi solo di dichiarazioni, la Questura costruisce una notazione in cui ipotizza una serie di reati. Ipotizza la propaganda e apologia sovversiva, che è un reato abrogato nel 2006, ma la Questura probabilmente non lo sa, aveva un codice vecchio e ha provato a ragionare anche su questa prospettazione qui. Poi ha provato a prospettare un'altra ipotesi, che è l'attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, con pene che vanno dai 12 anni in su. E quindi si dice, questo signore ha parlato di militarizzazione, di truppe di occupazione, addirittura voleva bloccare il Giro d'Italia, che con il Festival di Sanremo era una delle due istituzioni che funzionano in questo paese, e allora effettivamente tutto questo è grave, e c'è un attacco all'integrità complessiva del paese, per cui si prospetta questa ipotesi criminosa. Infine, 302, l'istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato. Reati tutti contro la personalità dello Stato, ma il salto interpretativo avviene qui e si dice, guardate che forse ci sta pure l'aggravante di finalità di terrorismo e di eversione. Ora cadono le braccia a sentire questa cosa, cadono le braccia soprattutto perché sono sintomatiche del tipo di valutazione e capacità di decifrazione degli eventi che si ha alla Questura di Torino, perché se si imputa di fronte a un reato che potrebbe al più essere un reato d'opinione, e tutti sappiamo che cosa significa un reato d'opinione e quale legge retta potrebbe avere nell'ambito del codice sostanziale. Se si va a ipotizzare addirittura un aggravante per terrorismo per un reato d'opinione, il rischio è che veramente il salto di qualità sia terrificante. Per fortuna, una volta tanto, credo forse a mia memoria, forse l'unica volta, la Procura non dà seguito a questa cosa, rendendosi perfettamente conto che sul piano giudiziario sarebbe stato un clamorosissimo autogol. Magari la diciamo. Comunque, per il momento non ha dato seguito a questa cosa. E invece, dicevo, inaspettatamente riemerge il concetto di terrorismo con un'operazione curiosa che avviene a fine luglio, con 12 perquisizioni fatte a 12 militanti del movimento, per cui si vanno a recuperare i computer, i telefonini, il materiale vario che questi tenevano in casa, e si dice, voi siete indagati per il reato di attentato con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale. A quel che ricordo io, a parte alcuni casi del tutto anomali delle procure di Milano e di Bologna, questa è la prima volta che una contestazione così grave, e quindi una contestazione che contiene in sé la finalità di terrorismo e di eversione, viene applicata a una manifestazione, perché il fatto storico a cui ci si riferisce è una manifestazione del movimento del 10 luglio, nel quale c'era stata una passeggiata alle reti, e poi dicono le cronache giudiziarie, nel senso che io l'unica cosa che ho letto sul punto al di là dei giornali è una annotazione di polizia, si dice, gran parte dei manifestanti se ne sono andati, sono rimasti una trentina di soggetti che hanno ingaggiato una battaglia nei confronti delle forze dell'ordine lanciando sassi, petardi e fuochi d'artificio, cioè razzetti, pirotecnici, insomma, strumentazioni varie contro le forze di polizia. Un fatto questo che è di sicura rilevanza penale, ma ci mancherebbe altro, il reato di resistenza ci sta tutto, che però è avvenuto un sacco di altre volte nell'ambito delle manifestazioni notate da parte di persone, frange, gruppi, eccetera, eccetera. Qui il dato straordinario è la decifrazione e l'interpretazione che si dà di questo segmento di vicenda, per cui si dice siamo di fronte a un attentato con finalità di terrorismo. E si vanno a perquisire questi 12 signori, si portano via i computer, si fa un backup dei loro computer e poi li si restituisce, riuscendo ad innestare sul piano processuale una cosa che vi risparmio ma che è assolutamente curiosa, per cui come difensori non siamo riusciti né ad impugnare questi provvedimenti perché ci hanno detto ma tanto vi abbiamo già restituito tutto, né a far dire al tribunale se questa roba, cioè questa operazione che qualificava così gravemente i fatti, aveva, come dire,
attinenza, ma soprattutto se la qualificazione era corretta, perché il controllo di legalità che il Tribunale del Riesame deve esercitare è anche un controllo di legalità sulla qualificazione giuridica. Avendoci restituito tutto, non siamo riusciti a discuterne con i giudici, ma soprattutto nessuno ha, come dire, provveduto a valutare in qualche modo questa costruzione giudiziaria che è stata fatta dalla Procura. Vi risparmio i passaggi tecnici che non sono particolarmente interessanti, però vorrei provare invece a ragionare concretamente sul perché si è sviluppata con queste modalità la vicenda, perché a mia esperienza, anche qui lo dico spesso, ma in questi anni ci sono stati molti processi per fatti di terrorismo, e al di là di quelli più rilevanti, come il famoso processo delle Nuove Brigate Rosse di qualche anno fa, che si è concluso inaspettatamente con un annullamento in Cassazione, un nuovo processo a Milano, quello contro il cosiddetto Partito Comunista, la parte militare, adesso la definizione esatta non me la ricordo, ma insomma, ci sono stati molti processi a carico di aree più di movimento, in particolare le aree anarchiche che vengono definite anarco-insurrezionaliste, con qualificazioni per reati aggravati con finalità di terrorismo, per reati associativi, anche questi caratterizzati da finalità di eversione di terrorismo. Però qual era il meccanismo investigativo in questi processi? È che il processo, di fronte a un fatto specifico, per esempio un attentato a un traliccio, oppure di fronte a delle indagini specifiche su una rete politica, una relazione politica intercorrente tra diversi soggetti, resta sotto traccia, nascosto per mesi o per anni con intercettazioni telefoniche, ambientali e quant'altro, e poi emerge inaspettatamente. Qui invece abbiamo, come dire, un'inversione, nel senso che si dà subito pubblicità alla circostanza che si procede per un reato con finalità di terrorismo. Non si lavora nascostamente, ma lo si dice formalmente e lo si dice a tutti quanti, attraverso anche una campagna di stampa che poi va a enfatizzare questi dati, tant'è che il giorno dopo tutti i giornali, in particolare Repubblica e Stampa, dicono: notava, spunta l'accusa di terrorismo, linea d'era dei PM e terrorismo. La Stampa dice le stesse cose e aggiunge il suo articolista di punta: si tratta di un vero e proprio agguato concluso senza periti o peggio, solo per miracolo. Tutti abbiamo una fede straordinaria, ringraziamo del miracolo. Si enfatizza poi il lancio di oggetti e addirittura si parla di molotov che invece non risultano lanciate, ma che risulterebbero essere state reperite nei boschi della Val Claria da parte di alcuni appartenenti alle forze dell'ordine. Allora mi pare un ribaltamento curioso, per cui si dà prima la notizia pubblica e poi si fanno le indagini. Questo mi induce a due riflessioni e poi vado rapidamente a conclusione. La prima è che in realtà c'è indubbiamente, come dire, il sapore di una bolla mediatica dentro questa roba qua, cioè si esterna questa cosa perché si sa che questa notizia verrà recuperata e tutto questo crea grande allarme sociale, grande allarme rispetto alla valutazione che si dà delle manifestazioni notarie. Io non so se questa sia un'iniziativa voluta da parte dei pubblici ministeri, ma di fatto la ricaduta mediatica è stata imponente, tant'è che da quel punto in avanti si parla non più solo di black bloc come si faceva fino a qualche mese prima, ma di veri e propri terroristi. E poi c'è un dato che io comparo in qualche modo con i processi a cui ho partecipato in questi anni, che sono processi quelli legati al conflitto sociale o anche processi per finalità di terrorismo, sono processi segnati fortemente dalle intercettazioni telefoniche ambientali, processi nei quali il meccanismo di, come dire, investigazione e individuazione dei responsabili di un reato è del tutto specifico e anomalo, nel senso che normalmente nei processi normali c'è un'ipotesi di reato, reato, cercano i colpevoli e tutto finisce lì. Qui invece, attraverso lo schermo spesso del reato associativo, si fanno investigazioni a pioggia, si fanno intercettazioni dovunque, nel tentativo di monitorare un'area politica o sociale, cioè si cerca di incrementare il materiale conoscitivo in riferimento, faccio un esempio, l'area anarchica, si fanno intercettazioni continuative a carico di qualche decina di militanti e si mette, come dire, il fieno per il futuro da parte. Nel senso che poi questo materiale non viene usato immediatamente, ma viene speso per osmosi progressive in vari processi, per cui si dice: 10 anni fa li abbiamo intercettati che facevano questo, 5 anni fa facevano quest'altro, 3 anni fa hanno fatto quest'altro e adesso finalmente proviamo a mandarli in galera. Allora il rischio che dietro lo schermo della finalità di terrorismo si agiti in qualche modo un meccanismo di questo tipo, che è un meccanismo che trasforma lo strumento di indagine da verifica di un'ipotesi accusatoria a, come dire, grimaldello per svolgere controlli a largo raggio, mi pare piuttosto evidente. Ultimissima osservazione, qui chiudo, ho sbracato sicuramente, vedo un minuto, finito, eccetera. Sono di default. Vado rapidamente, perché vorrei dire questo. Allora,
Il terrorismo è evidentemente un'iperbole su tutti i fronti, sul fronte giudiziario, anche qui vi risparmio le citazioni che pure mi ero portato dalla giurisprudenza, che dice che per terrorismo e diversione dell'ordinamento costituzionale si richiede una violenza indiscriminata contro la popolazione civile. Terrorismo. Eversione dell'ordinamento costituzionale, ovvero dell'ordine democratico, significa volontà di ribaltare la struttura costituzionale dello Stato, che è quindi una roba che non ci sta proprio in una manifestazione notaria, insomma, per quanto tutti possiamo essere radicali, ma nessuno pensa che con una manifestazione si va a ribaltare la struttura complessiva e l'apparato istituzionale dello Stato, addirittura il patto fondativo, insomma, nei suoi aggregati fondamentali. Quindi evidentemente sul piano giudiziario è un'iperbole. Sul piano storico è una straiperbole, insomma, la storia anche della lotta armata di questo paese e poi delle ricadute giudiziarie che ha qualificato quella lotta armata come terrorismo è una roba del tutto distante, lontanissima da manifestazioni di questo tipo. C'è il superamento, dicevo, di un confine linguistico pericolosissimo nel momento in cui si introduce il termine terrorismo a fronte di manifestazioni collettive. Su questo mi induce un'ultimissima riflessione, che è una riflessione che mi porto dietro da tempo, che ogni tanto condivido con i colleghi o con chi ha voglia di ascoltarmi. A me sembra che ci sia, al di là della volontà in qualche modo di veicolare dei dati appunto iperbolici dicendo questo è terrorismo, e al di là di quello che pensano le autorità inquirenti, quindi la procura di Torino, le autorità di polizia, ragionando in termini più generali di magistratura, a me sembra che ci sia proprio una difficoltà di fare i conti non solo con la storia di questo paese, ma soprattutto con il conflitto sociale. Allora, con la storia la dico molto brevemente perché non voglio farvi perdere troppo tempo, ma mi pare che ci sia una straordinaria debolezza della memoria collettiva. Il fatto solo che continuiamo a parlare degli anni 70 come gli anni di piombo, di fronte a un decennio che è stato un decennio di grande effervescenza sociale, di grande conquista di diritti sociali, individuali e collettivi, e si parli soltanto di anni di piombo, come che se quegli anni, quel decennio, che è un decennio cruciale nella vita di questo paese, fosse soltanto una roba che ha avuto delle ricadute giudiziarie, la dice lunga sulla capacità di ricordarci che cosa è stata la storia di questo paese. Quello che mi preoccupa ancora di più è l'atteggiamento che la magistratura ha nei confronti del conflitto sociale, che viene ricondotto a categorie da questione criminale, che evidentemente se ne perde la complessità, se ne perde l'importanza per una società plurale e complessa come la nostra, ma la si riconduce a una categoria di ordine pubblico. Questo mi sembra un deficit che non è solo giudiziario, ma è soprattutto culturale da parte della magistratura. Allora, questo convegno si chiama diritto alla resistenza. Il diritto alla resistenza storicamente, negli anni, nei secoli, è stato declinato almeno in due modalità significative. Da un lato, intrecciandosi con la disobbedienza civile, è stato un diritto che, faceva prevalere le istanze morali e etiche rispetto al rispetto alla legge, no? Da Antigone in poi, che rispetta non la legge della città, della polis, ma vuole rispettare le leggi religiose sulla sepoltura dei morti. Da lì in avanti, il conflitto, la disobbedienza, la resistenza civile significa obbedire alle regole della propria coscienza, della propria moralità, che sono più alte rispetto alla legalità spicciola, alla legalità formale che invece è veicolata dalle leggi. E l'altro fronte è quella della rottura, anche questo c'è ampia letteratura costituzionale, no, la rottura del patto tra Stato, istituzioni e cittadini. Nel momento in cui lo Stato o le istituzioni travalicano i diritti individuali o collettivi, ecco che c'è un diritto alla resistenza. Questo storicamente e sul piano delle teorizzazioni. Le ricadute giudiziarie di questa roba qua sono miserabili. Noi abbiamo una norma, che è l'attuale 393 bis nel nostro codice, che prevede che un cittadino possa reagire a un atto arbitrario del pubblico ufficiale. Qui la vicenda sarebbe lunga, ma vi dico solo che in 25 anni di onorata professione legale l'ho visto applicare questa norma solo due volte. Una volta per un signore che aveva fatto pipì in un angolo ed era stato preso a schiaffoni da dei poliziotti. Aveva reagito, il giudice lo ha assolto dicendo vabbè, ha reagito ma era stato preso a schiaffone. E un'altra volta invece in una manifestazione collettiva a Torino di qualche anno fa davanti allo Stile, con una sentenza coraggiosa, una sezione del tribunale ha mandato assolti alcuni imputati perché riteneva che gli atti di resistenza e di lancio di sassi che c'erano stati in via continuativa in quel momento erano stati preceduti da una carica del tutto immotivata della polizia. Due casi in 25 anni. Al di là della ricaduta giudiziaria, mi pare evidente che adesso la questione del diritto alla resistenza va coniugata e declinata all'interno di una prospettiva di conflitto sociale, che è la prospettiva su cui si muovono i movimenti contro il neoliberalismo, contro tutto quello che ci affanna e ci opprime in questi anni. Allora, questa prospettiva, che è una prospettiva interessante, non ho forse neanche le competenze per mettermi adesso a ragionarne, viene completamente obliterata e bypassata nel corso dei processi, nel senso che la nostra straordinaria fatica
Uno dei momenti forti di confronto tra avvocati, magistrati, inquirenti e poi tribunali è sempre stato quello di riuscire a veicolare dentro il processo dei dati che sono ovviamente importanti, che sono la contestualizzazione delle condotte e le motivazioni degli imputati. Da parte invece della nostra controparte processuale c'è il tentativo di depauperare il contesto e dire qui giudichiamo la resistenza, giudichiamo il lancio di pietre. E noi diciamo, ma quel lancio di pietre non è un lancio di pietre fatto davanti allo stadio perché ci sono dei tifosi che non ti stanno simpatici. Sta dentro una resistenza collettiva di 20 anni, è innervata dentro una comunità territoriale che è la Val di Susa, che da 20 anni conduce una resistenza, una coraggiosa battaglia contro l'alta velocità. E quindi se noi togliamo questo contorno non si capisce neanche perché c'è Tizio o c'è Caio che lancia il sasso. Ebbene, la magistratura fa fatica ad accettare questa ricostruzione. Fa fatica perché ritiene che il conflitto sociale sia una roba pericolosa che vada espunta dal quadro di valutazione. Uno dei sensi della nostra battaglia processuale è proprio quello di restituire dignità ai militanti notav, alle battaglie che questo movimento ha fatto, a quelle soggettività resistenti che da 20 anni si affannano dietro la battaglia contro l'alta velocità e che poi alcune di queste vengono periodicamente sanzionate nell'ambito dei processi. Grazie. Grazie all'avvocato Novaro, ricordiamo che nel refettorio che potete raggiungere dal cortile c'è un servizio bar, c'è possibilità di mangiare, oltretutto all'ingresso c'è una cassetta per le offerte che serviranno a sostenere le spese di questo convegno. E adesso passiamo alla prossima relazione, alta velocità nel diritto notav, confronto fra tempi e risorse contro e pro notav, l'operazione Hunter, l'uso dei gas lacrimogeni, avvocato Stefano Bertone. Grazie Dana. Mentre si scalda lo schermo ringrazio Dana, ringrazio tutti. Io parlerò in piedi perché mi risulta più comodo e perché riesco a gesticolare meglio, perché mi facilita nel parlare. Grazie anche al Mutuo Soccorso Bandito per aver partecipato all'organizzazione di questo importante convegno che ci darà la possibilità di affrontare con me un po' di dati numerici e tirare delle conclusioni sull'atteggiamento giudiziario nei confronti del movimento notav in questi ultimi anni. Così va bene. Io cerco di tenermi di lato in modo da non stare davanti alle immagini. Vi dico già che l'uso dei gas lacrimogeni non lo tratterò. Se qualcuno è venuto apposta per sentire questo, rimarrà deluso perché c'è già talmente tanta materia da trattare sugli altri due punti che non avrei fatto in tempo e già non avrebbe prodotto la parola. Una premessa. Giusto per ricordare che punto siamo dal punto di vista istituzionale e del come mai anche dal punto di vista legale e giudiziario è giusto continuare ad opporsi e fermare l'opera, vi ricordo che l'accordo Italia-Francia del 2001, ratificato con una legge del 2002, all'articolo 1, che è l'oggetto della legge, dice: l'entrata in servizio della nuova linea Torino-Lione dovrebbe aver luogo alla data di saturazione delle opere esistenti. Non so quante persone di voi lo sappiano, noi ci siamo messi a studiare gli aspetti legislativi della ratifica dell'accordo solo negli ultimi 2 anni. Quella della saturazione nel dibattito parlamentare è stata una questione sempre al centro, sia del Parlamento italiano che di quello francese. Vi leggo alcuni, non so se vediate tutti, comunque vi leggo alcune frasi dichiarate durante la discussione della legge alla Camera dei Deputati. Disse che la linea era necessaria per la saturazione francese, quindi una frase molto chiara, e l'onorevole Buemi disse che si era di fronte alla previsione di un raddoppio del traffico merci da 10 a 20 milioni di tonnellate per 2006. Tendenzialmente questo dato
per il 2006 20 milioni di tonnellate. In Francia si disse, la relatrice del progetto, quindi quella che si portò all'Assemblea Nazionale Francese per chiedere la ratifica dell'accordo, la saturazione della linea è precondizione indispensabile. Se non c'è la saturazione, la linea non si fa. Questo qui è un grafico, ringrazio Claudio Cancelli, non so se ci sia, ma me l'ha fornito lui, che spiega la drammaticità della storia. La linea rossa è quella che prevedeva anni fa l'ETF, cioè il soggetto proponente, e invece la lineetta a forma di vermiciattolo è quella della realtà dei trasporti. Come vedete, la previsione di salire a decine di milioni di tonnellate di merci trasportate non si è verificata. Questo è un grafico che ho fatto io ieri per rendere più chiara la questione. Nel 2003 si trasportavano 9,7 milioni di tonnellate, ma solo ed esclusivamente perché c'era stato l'incendio del Bianco e quindi tutte le merci passavano di qua, dopodiché c'è stato un progressivo calo ad arrivare fino a 1,9 milioni di tonnellate nel 2012 con una capienza della linea di 20, quindi utilizzata meno del 10% della sua capacità. Questo spiega perché anche dal punto di vista giudiziario, legale, amministrativo, internazionale, la prosecuzione dell'opera del tunnel geognostico della Maddalena siano un azzardo e siano, secondo me, un'ipotesi di legittimità chiara. Il Movimento 5 Stelle partecipa dal punto di vista della discussione parlamentare cercando di fermare questi lavori. Ma detto questo, arriviamo al tema della mia discussione più preciso. I fenomeni giudiziari nei confronti del Movimento No Tav, le persone dirette al Movimento No Tav, non sono più soltanto una questione trattata sulla stampa e da chi appartiene al Movimento, ma sono diventati ufficialmente parte dell'agenda giudiziaria. Grazie a Federico Milano della segnalazione, all'apertura dell'anno giudiziario 2013, il Tribunale di Torino, il Presidente del Tribunale, ha detto che dei tre processi di particolare rilievo si annoverava quello relativo alle manifestazioni natali. Si può prevedere fin da oggi che l'afflusso di tali procedimenti proseguirà nel 2013 e la celebrazione sarà impegnativa, soprattutto sotto il profilo organizzativo, a causa dei problemi di ordine pubblico che gli stessi potrebbero comportare. Quindi il Presidente del Tribunale di Torino dice che i procedimenti di particolare rilievo sono quelli. La dimensione, qua, rispetto ai dati che l'Avvocato Navarro ha raccolto insieme a me e ad altri colleghi, i numeri, io sono andato un po' più avanti nei lavori, sono cresciuti. Abbiamo 521 indagati o imputati, i procedimenti sono 99, vedete voi qual è lo status, lo stato in cui si trovano, 20 sono in fase di indagini, come diceva giustamente l'Avvocato Navarro prima, questo è quello che conosciamo noi perché o direttamente o tramite gli imputati che assistiamo ne abbiamo avuto conoscenza, ma di sicuro ci sono altri procedimenti che non conosciamo, non sappiamo quanti siano. 25 in attesa di udienza preliminare, 4 già in udienza preliminare, 16 in dibattimento, 3 già decisi in primo grado, 5 già decisi in primo grado e già appellati. Ovviamente, per come sono andate le cose storicamente, il 2011 è l'anno in cui si sono verificati il maggior numero di eventi, quindi i procedimenti sono soprattutto di quell'anno. I luoghi più comuni, se vi interessa, sono chiaramente Chiomonte, poi Sud e poi Torino. Reati più ricorrenti, violenza, minaccia, resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento, inosservanza dell'ordinanza dell'autorità, portano l'autorità per gli strumenti atti ad offendere. Premesso che, siccome io non sono un penalista ma un civilista, il riferimento che faccio a reati con finalità terrorismo è improprio, perché in realtà Edo e Sole vennero indagati per eversione, giusto? Prima banda armata e poi... 70 bis e poi reati aggravati da finalità di terrorismo. La procura di Torino quindi è un po' nuova perché imputa lo stalking ad alcuni del movimento, ma è anche vecchia perché ha riscoperto appunto nel 2013 questi reati. Noi sappiamo già che la procura di Torino, non sono gli stessi PM ma è la stessa istituzione locale, è stata pesantemente sconfitta sul fronte dei reati più gravi, quelli del erano stati imputati Edo Sole, che nel frattempo, a causa di quelle indagini, sono pure morti.
quali sono le risorse che la pubblica accusa ha a sua disposizione che mette contro gli aderenti del Movimento No TAV. La prima cosa che va tenuta in considerazione è che la Procura ha istituito un apposito pool No TAV, o TAV, secondo di come lo chiamano, non compare nei documenti pubblici pubblicati su internet dalla Procura, ma esiste sicuramente. Ci sono 5 magistrati, adesso il dottor Ferrando è stato trasferito, non c'è più, ma Quaglino, Petrotta, Ferrando, Padrino e Rinaldo e il gruppo di pubblici ministeri che si occupa costantemente di queste indagini, di questi reati. Partecipa anche il procuratore aggiunto Belboni, più il procuratore Apocaselli che, come avrete sicuramente visto e come vedremo, si è sempre speso in prima persona per parlare di queste indagini. Per darvi l'idea di quanto importi alla Procura di Torino dare seguito e mettere pressione su questi processi, all'udienza in cui venne sentito il primo test del processo per i fatti del 3 luglio e del 27 giugno, cioè il dottor Petrozzi, capo della Digos, erano presenti 4 PM, che è un numero molto alto, evidentemente quella mattina non c'erano altre indagini da fare a Torino, no? Ed erano il doppio del numero di PM presenti alla requisitoria finale di Minotauro, il reato per associazione di stampo mafioso a carico di supposti sospettati membri dell'Andrangheta. Ovviamente, oltre alla dotazione di magistrati, c'è un'enorme dotazione di polizia giudiziaria più di forze dell'ordine che lavorano per conto di questi magistrati costantemente, tutti i giorni, facendo intercettazioni, notifiche, sequestri, come molti di voi ben sanno. Infatti la procura di... Loro devono spostarsi? La stampa, che è sempre ben informata su quello che capita in ambito procura di Torino, ha detto in un articolo dell'anno scorso si tratta, fonte procura, di uno sforzo eccezionale, ed evidentemente è così. Non c'è soltanto però l'aspetto contro i notari, c'è anche l'aspetto in cui sono i notari a denunciare per le più svariate ragioni fatti a loro, fatti subiti o che ritengono di dover portare l'attenzione dell'autorità giudiziaria. Essenzialmente, poi mi potete correggere, ma si tratta di danneggiamenti, lesioni, diffamazione a mezza stampa, omissioni di dati d'ufficio e a carico di vari funzionari pubblici. Notate che per questi fatti, che sono decine e decine di denunce, esposti, querele che sono state depositate, quindi non tante come quelle dei contro, ma certamente un numero consistente, non è stato costituito un apposito pool, né si è pensato di dividere i pubblici ministeri e dire quelli che si occupano di indagare contro i notab. Io volevo farti una domanda su questo, come viene decisa l'istituzione di un pool? Chi è che decide la come... Penso che sia il procuratore capo che lo decide, procuratore oppure l'aggiunto che ha... E le domande facciamo... Però le domande... Comunque tendenzialmente penso sia una scelta del capo dell'ufficio o dell'aggiunto. Riguarda solo i processi in notario, ma tutti quelli... Certamente, non riguarda solo i processi in notario, riguarda tutte le materie in cui sono suddivisi gli uffici della procura. E quindi ad occuparsi delle indagini fatte dai notari sono gli stessi magistrati che tutti i giorni indagano sui notari, e questo è già, secondo me, un problema. Ma questo problema lo vediamo proprio materializzarsi nei fatti concreti. Io sono un avvocato civilista, le cause si vincono soltanto quando si portano le prove, io qui vi porto le prove di quello che dico. Allora, la premessa è che l'azione penale è obbligatoria, quindi il pubblico ministero, se ritiene che un reato ci sia, che sia stato commesso, deve procedere. Se è un reato procedibile d'ufficio, cioè un reato particolarmente grave, lo fa appena la notizia; se è un reato procedibile a querela, lo fa quando la persona danneggiata, che si reputa danneggiata, glielo comunica e gli dice voglio che tu proceda. Una volta che questo capita, il PM deve andare avanti, deve indagare. Uno potrebbe dire, ma come mai la Procura di Torino è più lenta nei reati quando i notari sono denuncianti e più veloce quando sono denunciati? Magari perché i reati imputati ai notari sono più gravi di quelli che loro denunciano. Non è sempre vero, ma se anche fosse vero, ci sono casi in cui i notari denunciati hanno ad oggetto lo stesso tipo di reato. Quindi se il reato è omogeneo, se è lo stesso tipo di delitto o di contravvenzione di cui si discute, i tempi dovrebbero essere gli stessi. Invece non è così.
Prima di arrivare alla questione dei reati omogenei vi faccio questa carrellata di atteggiamenti che la Procura ha avuto in alcuni esposti fatti o da avvocati del pool legale o da membri del movimento molto attivi. È stato fatto un esposto per la mancanza del cartello di cantiere. Se voi avete presente, in nessuna area del tunnel del Maddalena, del cantiere del tunnel della Maddalena, c'è il cartello di cantiere, o meglio, c'è dentro, quindi bisogna poter avere l'accesso ad entrare dove ovviamente nessuno può entrare. La risposta della Procura è stata: non è previsto per legge. Se voi guardate fuori dalle stazioni, quando sono in ristrutturazione, fuori dal Museo della Resistenza in Corso Palestra a Torino, vedete che ci sono degli enormi cartelli che non sono messi lì soltanto perché chi fa la gara, chi fa i lavori ha pensato di voler raccontare al cittadino, ma perché la legge impone di farlo. La Procura ha deciso che non era obbligatorio, quindi non c'è un controllo pubblico su quello che avviene all'interno di quel cantiere. Non possiamo sapere chi sono le società, chi sono gli subappaltatori, eccetera, eccetera, eccetera. È stato fatto un esposto per mancanza della rete paramassi e la risposta è stata che i denuncianti sono stati denunciati dalla Procura perché hanno procurato un allarme. Esposto per abuso edilizio e recinzioni fuori area cantiera, cioè si è individuato dai documenti di una causa a Roma che alcune delle recinzioni delle opere costruite non riguardavano l'area cantiere. Il comune di Chiomonte ha fatto un'intimazione all'ETF di rimuoverle. La risposta è stata, io adesso non so l'esito giudiziario di questa cosa, ma che il segretario comunale che ha fatto l'ordinanza è stato interrogato, diceva la stampa, per svariate ore dai pubblici ministeri di Torino. È stato fatto un esposto per sparo di lacrimogene all'altezza uomo e la risposta per chiedere l'archiviazione è stata in parte perché non c'era la prova, non era attendibile ciò che diceva la denunciante, in ogni caso si trattava di un uso legittimo delle armi, quindi il poliziotto o il carabiniere o il finanziere può sparare contro una persona, si suppone che sia legittimo l'uso di quest'arma. Poi c'è il caso dell'operazione Andrea, di cui vediamo dopo. Quando invece sono querele, in particolare quelle per diffamazione, le cose sono secondo me ancora più divertenti. Sono divertenti, ma ovviamente preoccupano, poi analizzate complessivamente. Il senatore Esposito dice a Luca Mercalli che fa elogio delle legalità, come comprensibile che lo faccia una persona lautamente pagata dal contribuente, la Procura di Torino dice, archiviato questo procedimento, che l'autovente pagato è chiaramente un complimento. Non so se voi lo pensiate, non è particolarmente grave come accusa, ma viene da pensare se sia vero o no come attribuzione. Se si dice di una persona che questa andava ad assaltare le reti, ho sbagliato a scrivere, a Chiomonte, mentre la persona accusata si trovava in Thailandia, non c'è diffamazione. No? Quindi si accusa una persona di essere a capo di un gruppo che assalta le reti, ma non è diffamazione, anche se è fatto totalmente falso. Dire ad Alberto Perino che è un balengo è sostanzialmente una cosa divertente, cioè balengo è un epiteto allegro, no? E quindi non è diffamatorio, così come non è diffamatorio dire che fa parte di una banda di briganti, perché i briganti ottocenteschi non esistono più, quindi tutti si rendono conto che l'accusa non sta in piedi. C'è un piccolo passaggio però, che oltre in questo pezzo diffamatorio si diceva i briganti erano anche dei loschi imbrattacessi, e questo forse non è tanto carino, e infatti la Procura di Torino su loschi imbrattacessi non ha detto niente. Abbiamo posto la richiesta di archiviazione e vedremo cosa dirà il GIP. Adesso vi porto questi casi. Caso 1. Non vi leggo tutto, la cosa importante è vedere le tempistiche che ci ha messo la Procura di Torino per non andare avanti nelle indagini quando persone note o meno note del movimento hanno denunciato. Alberto Perino denuncia il COIS, un sindacato di polizia, e un redattore di un sito internet che si chiama Città Torino, che è riconducibile in un'area politica nota, ma adesso non lo possiamo dire, denuncia. A marzo del 2012 abbiamo fatto un'istanza di avocazione alla Procura Generale a maggio del 2013, a novembre del 2013 sono tornato in cancelleria della Procura Generale e ho fatto presente che voglio una risposta da loro, perché sono passati 6 mesi da quando ho chiesto loro di avvocare le indagini e non è ancora successo niente, quindi dovrò valutare se si possa avvocare le indagini alla Procura Generale, cioè togliere la cura alla Procura Generale, perché neanche loro vanno avanti. Non c'è una motivazione comprensibile in questo.
Caso 2. Malderizzo querela Stefano Esposito, che lo aveva accusato di aver pianificato le azioni violenti di oggi, azione eversiva. I fatti sono del dicembre 2011, anche qui per un anno e mezzo non succede niente, facciamo la richiesta di avocazione e poi scopriamo che viene respinta la richiesta di avocazione, cioè di togliere l'indagine al procuratore, che non si muove da questo punto di vista, perché mi dicono che effettivamente la procura avrebbe chiuso le indagini, cioè avrebbe deciso di procedere nei confronti di Esposito. Però questo avveniva a settembre del 2013. A dicembre 2013 ho chiesto alla procura, alla dottoressa Quaglino, uno stato del procedimento, cioè cosa aspettava chiedere il rinvio del giudizio, e non ho ricevuto nessuna risposta. La conclusione è che a 2 anni dal fatto non abbiamo nulla neanche l'udienza preliminare. Caso 3. Di nuovo altre 2 persone che querelano sempre Stefano Esposito. La querela viene fatta il 27 settembre del 2012, viene scritta 2 mesi e 3 giorni dopo. Tenete a mente questo dato, 2 mesi e 3 giorni dopo la deposito della querela viene scritta, viene assegnata. E l'avvocato Novaro dice è normale, ma adesso aspettiamo il caso 5. Nessuna comunicazione a novembre 2013, faccio la richiesta di avocazione, la conclusione è che ad 1 anno e 3 mesi dal fatto, per questo fatto che potrebbe essere vero, diffamatorio, potrebbe non essere diffamatorio, io non sono giudice, io dico, secondo me è diffamatorio, la procura mi dica se lo è e allora proceda, o mi dica che non lo è e chieda l'archiviazione, non faccia niente. Quello è l'Erizzo, di nuovo il senatore Esposito, per cui la procura ha chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi per atti violenti. Un'affermazione fatta dal senatore che diciamo non trova rispondenza nella verità dei fatti. Per questo motivo è stata fatta querela, a distanza di fatto del marzo 2013, depositato giugno 2013, a dicembre nessuna notizia. 9 mesi dal fatto, 6 mesi dalla querela, per non avere nessuna informazione. E adesso arriviamo al caso 5, che è la cartina tornasole. La cartina tornasole è questa. Numa, che sicuramente conosce Stefano Esposito, sono 2 persone che stanno sul fronte, diciamo così, SITAP, fa un esposto in procura perché si ritiene diffamato da un articolo pubblicato su Notabili. Il PM è Paladino. Il fatto del 3 maggio 2013, la querela è dell'11 maggio, viene scritta il 29 maggio, cioè 14 giorni dopo. L'avvocato Novaro mi dice, è normale 2 mesi, ma allora perché non è normale 2 mesi anche in questo caso qui? E questo è normale, e questo è normale. L'attività di indagine di IGOS viene fatta a maggio e giugno 2013, a settembre del 2013 c'è l'avviso all'indagato, agli indagati, di chiusura indagini. Il 4 novembre la richiesta del giudizio, l'udienza è a febbraio 2014. Quindi, in 6 mesi e un giorno dal fatto, meno di 6 mesi dalla querela, si hanno indagini, avviso di chiusura e richiesta del giudizio. Volete che vada avanti sull'operazione Hunter? 1 minuto. Operazione Hunter. Operazione Hunter è uno. È stata definita operazione Hunter una parte degli eventi successi il 3 luglio 2011, per quanto mi riguarda la più vergognosa, in cui persone in arresto dalla polizia sono state da agenti delle forze dell'ordine. La prima anomalia che io ho notato, non l'ho seguito assolutamente in questo caso, ma le informazioni reperite da alcuni colleghi, mi pare che la delega delle indagini sia stata data alla DIPOS, e già questo non va bene perché dico se è polizia di Stato bisogna cercare un corpo che non c'entri con i fatti di cui si tratta. Sarebbe come delegare ai notab l'indagine sulle violenze suppostamente commesse dai notab. Gli avvocati delle persone ferite durante questi pestaggi hanno dovuto fare vastissime indagini difensive senza praticamente ottenere nulla o quasi nulla, perché c'è stato chiamiamolo così, ufficialmente muro di gomma. Era quindi difficile individuare gli agenti delle forze dell'ordine. La richiesta di rinvio, questo l'ho letto dalla stampa, la richiesta di rinvio a giudizio, anzi della Repubblica, di un agente dei carabinieri, forse ci sono altri agenti, ma comunque di questo agente dei carabinieri, arriva nell'estate del 2013, più di un anno dopo quella dei fatti imputabili ai notavi. Cioè, i notavi arrestati sono stati tratti
a processo, il processo è già iniziato, il dibattimento, praticamente il dibattimento si sta concludendo in questi giorni perché il Tribunale ha già deciso che ha capito tutto come sono andate le cose. Quando l'ottavo invece denuncia la polizia di essere stato pestato quello stesso giorno, in quello stesso luogo, deve attendere un anno di più per essere ascoltato. Il procuratore capo di Torino di questa operazione Hunter, di cui mi piacerebbe mandarvi il video perché secondo me rivederlo non guasta, se Danna mi autorizza, ma lo vediamo dopo, l'anno scorso ci dice sono fatti di eventuali momenti di scorrettezza da parte delle forze di polizia. Più avanti nel discorso, Sabina Guttanti dice, parlando del movimento, vabbè, all'interno del movimento ci saranno anche state persone violente, il Caselli le interrompe categorico dicendo no, non ci saranno anche, ci sono state delle persone violente del movimento. E aggiunge, non prendere nettamente posizione contro la violenza significa, non dico in qualche modo legittimarla, ma lasciarne dello spazio, e questo in democrazia è molto pericoloso, non ci possono essere ambiguità, non ci possono essere equivoci, non ci possono essere confusioni. Notate che le foto che state vedendo le ha prodotte Caselli e la sua procura nel processo contro il notaro, quindi lui ne aveva conoscenza, qua c'è un carabiniere che bastona una persona arrestata, no? Mi pare che non ci siano ambiguità, non ci siano equivoci, non ci siano confusioni, eppure le indagini sono andate avanti molto più lenti di quelle sui notaro. Ci aspetteremo che qualcuno in procura di Torino facesse qualcosa anche sui falsi che vengono dichiarati da LTF. Prossima saturazione della linea, abbiamo visto che non lo è. Sopportare continui aumenti di traffico merci, scritto in un atto pubblico. Fronteggiare la saturazione della linea storica, scritto in un atto pubblico. Sono tutti falsi, ma evidentemente è più interessante seguire i casi di resistenza pubblico ufficiale dei notar. Se volete vi mostro il video un secondo. Molti di voi l'avranno già visto, però è importante. L'audio serve soltanto per far sentire il rumore degli elicotteri. Sì, scusi. Adesso tolgo in modo che possiate vedere bene. Qua vedete, è molto confuso, bisogna vederlo tante tante volte, ma si vedono alcuni gruppi, due o tre gruppi di agenti che trascinano una persona che sta camminando, l'altra vengono trascinate per terra e prese a calci dagli agenti che stanno a fianco. Madonna, c'è uno lì dietro, adesso ne passa uno qua dietro gli alberi, lo vedete che lo stanno trascinando, non si capisce bene perché debbano trascinarlo. Poi entra in questa zona e lì iniziano a pestarlo. Faccio notare che questa cosa succede alle più o meno 13 del 3 luglio, quando gli scontri di cui parla la procura erano al massimo iniziati da mezz'ora, un'ora. Quindi non si può dire, non c'è comunque una scusante, punto. Ma se anche uno volesse utilizzare una parziale motivazione di esasperazione degli animi, non esiste neanche quella motivazione in capo agli agenti, perché il confronto, che poi non è quasi mai stato fisico, corpo a corpo, era iniziato da un'ora, quindi o sono malissimo addestrati oppure evidentemente si aspettavano di arrestare qualcuno per poi riservargli questo trattamento. Le immagini purtroppo sono non tanto nitide perché non è una telecamera della polizia che riprende, ed era una telecamera in distanza, ma dopo ci sono le foto che vi ho fatto vedere che sono molto chiare.
il concorso non c'è. Madonna che deve. No, lì non c'è nessun concorso. Bravo, bravo. La domanda che volevo farsi è: ma alle 13 del 3 luglio 2011 cosa ci fanno queste persone con il casco, gli occhiali da sci, il passamontagna e i bastoni in mano dietro la rete, se non erano in servizio? Come mai sono agghindati in quel modo? Evidentemente, come dico io, c'è il sospetto che si aspettassero di arrestare qualcuno per riservargli un trattamento di questo genere. Anche perché i feriti non è stato soltanto il signore che si vede in queste foto qui, sono stati 5. Questi sono gli alpini, eh? No, no, sono i cacciatori. Sono i cacciatori di Sardegna o Calabria, non so. Non che ci vada molto in sul sito c'è scritto. Quasi finito. Purtroppo le foto non sono abbastanza, cioè soprattutto sono statiche, quindi non c'è il video che mostra il calcio, il caricare la gamba e il colpire, però il movimento non può che essere quello, no? Poi questi ultimi dettagli simpatici che sono emersi, questo è un video reperibile su internet, c'è una gente che inequivocabilmente lancia un grosso masso verso i manifestanti, poi un'altra gente, no, la stessa gente, dotato del suo pietra, manganello e manico di piccone. Esatto. Dice, mi ricordo Alberto Perino, che il sindacato di polizia ha dichiarato che queste foto erano state derogate, nonostante invece siano, come ripeto, foto che sono state prodotte, sono agli atti del processone dei fatti del 27 giugno e del 3 luglio, prodotte dalla procura. Io con questo finito vi invito alla riflessione. Vorrà dire che non si mangia, andiamo notte. Va bene, allora sospendiamo un attimo l'analisi, ecco, da un punto di vista più giuridico. Quindi introduco Maurizio Pagliassotti, lo conosciamo tutti, giornalista, ruolo dei media nel conflitto, noi non chiediamo ai media di essere razionali, noi li rendiamo razionali, le loro parole, i loro obiettivi, i loro perché. Buongiorno e grazie per l'invito. È veramente imbarazzante intervenire dopo queste due presentazioni, perché il lavoro che stiamo portando avanti noi, come contrasservatorio mediatico sui mezzi di comunicazione, poi vi spiegherò un attimo di cosa si trova, ci ha già portato ad una conclusione. Tutto quello che avete visto prima, tutte i grafici, tutte le ragioni che portano a questo motivo di conflitto sono
come dire, totalmente estranei, come dire, tenenti alla totale estraneità dalla produzione giornalistica, io direi da sempre, se non attraverso dei piccoli passaggi che sono stati portati avanti. Però un punto che mi ha particolarmente stimolato e interessato è quando l'avvocato Novaro diceva prima le peculiarità specifiche giudiziarie che sono riservate al Movimento Rotav. Ecco, io penso che di peculiarità specifiche riservate al Movimento Rotav si possa parlare anche per quanto riguarda un punto di vista mediatico. Allora, tutti noi, non penso che sia compito mio quello di ricordare a voi il malessere che si ha quando si sfogliano le pagine di determinati quotidiani e quando si guardano determinati TG locali e nazionali. La percezione che immagino sia diffusa in questa sala mi pare di poter dire che possa essere ampiamente dimostrata dai fatti, cioè che ci sia io devo essere molto neutro stamattina sui termini, mi devo mordere la lingua. Ci sia, quando noi pensiamo che i mezzi di comunicazione siano totalmente schierati, abbiamo questa percezione, probabilmente abbiamo ragione, ma va al di là dello schieramento. Allora cosa è successo? Come controosservatorio, e qua vi spiego che lavoro stiamo portando avanti, abbiamo deciso di dare una misura a questa nostra percezione, perché è vero che possiamo muovere questo tipo di critica ai mezzi di informazione, che poi in realtà, come sappiamo bene, sono mezzi di formazione del pensiero, ma dobbiamo anche dire quanto, chi, in che modi, con quali verbi, con quali aggettivi e così via. Quindi io, insieme a dei amici a questo punto, che sono, cito solo Irene Pepe, che è una ricercatrice, e Massimo Bonato, che è qua presente in sala, abbiamo deciso di prendere in esame la produzione la produzione del Corriere della Sera, di Repubblica e della Stampa, iniziando dal 27 di luglio e centrando il lavoro su due mesi, quindi dal 27 di luglio fino al 27 settembre, perché ci è sembrato un periodo nel quale ci sia stata una vasta gamma di eventi, si parte dalla marcia popolare e si arriva agli incendi, a quello che è successo. Quindi la porta sarà la porta, chiama il feedback a prima fora. Quindi con sprezzo del pericolo abbiamo deciso di ingollare, digerire circa 350 articoli di questo tipo, che posso assicurarvi, leggerli in fila uno dopo l'altro è uno sforzo non indifferente, per capire quali verbi vengano utilizzati, e io posso dire già con una certa sicurezza che le specificità di cui si parlava prima possono essere di questo tipo, cioè al Movimento Notav viene riservato l'indicativo presente, o viene riservato l'imperfetto, mentre ad altri soggetti, differentemente da altri soggetti, mi viene in mente la vicenda di Chiamparino con i Muratti, queste cose qua, ai quali è riservato il condizionale, no? Quindi siamo già di fronte a questo tipo di differenziazione. Il Movimento Notav viene connotato attraverso epiteti che sono puramente indicativi, che possono essere il bombarolo, il terrorista, il baligiano, il montanaro, e questo è avanti così. Perché noi questo lavoro non vogliamo lasciarlo all'interno delle nostre mura, esistono delle istituzioni che tengono d'occhio la produzione giornalistica, che in questi anni, hanno sorvolato su quello che veniva scritto e quello che veniva raccontato. Quindi il nostro fine è quello di andare dall'Osservatorio di Pavia, avere degli strumenti scientifici, perché quello che convince del Movimento Notav è il suo approccio razionale e scientifico ad un problema, e tutto questo è inattaccabile.
Quindi noi vogliamo avere un materiale inattaccabile da portare alle istituzioni che si occupano di, siano esse la GCOM, siano esse l'Osservatorio di Pavia, che si occupano di monitorare quella che è la produzione giornalistica dei quotidiani, dei giornali, dei mezzi di formazione che, come dire, vanno a incidere nella creazione del pensiero di una percezione. Se è vero come è vero che secondo un recente sondaggio prodotto dal Corriere della Sera solamente il 56% degli italiani è a favore di questa opera, allora siamo di fronte veramente a campi, come dire, di convincimento, di creazione della coscienza nell'opinione pubblica, che sono vastissimi, perché la produzione mediatica non è riuscita, come dire, a convincere il 90%, quello che vorrebbero loro, convincere come un solo uomo il 99%, anzi traballa, perché la metà degli italiani rispetto a questa opera è contraria, e questo lo dobbiamo al fatto di una resistenza che si porta avanti sul territorio, sia da un punto di vista culturale, sia da un punto di vista fisico. Il lavoro che porteremo avanti noi non sarà solamente su 2 mesi, andremo avanti perché noi vogliamo analizzare quelle che sono le curve di produzione e quelle che sono la qualità della produzione. Come è possibile che in questi 2 mesi, ci domandiamo questo e domanderemo questo all'Osservatorio di Pavia, come è possibile che in 2 mesi in cui vengono raccontati i fatti, la cronaca, la cronacaccia con queste forme, non sia stato mai scritto perché ci siano delle persone che siano disponibili, disposte a fare questo? Quali siano le ragioni sottese a questi movimenti della popolazione? Perché quei grafici non siano mai stati pubblicati da nessuna parte? Perché tutto questo? Queste istituzioni dovranno darci una risposta e dovranno, come dire, chiedere anche ragione di questa produzione giornalistica. Ora noi sappiamo che dietro i giornali ci sono gli editori sono coloro che vogliono la costruzione di questa linea ferroviaria, perché hanno degli interessi, perché sono coinvolti, perché tutto il resto, ma chiederemo un controllo almeno, come dire, quando la fanno fuori dal vaso, perché siamo di fronte a situazioni impossibili, inimmaginabili. Vado a leggere Massimo Bonato, che è qua presente, magari dopo sarà disposto anche a spiegare meglio che tipo di lavoro tecnico stiamo portando avanti, ha prodotto già uno studio sul Corriere della Sera, che è quello che ha scritto meno articoli. Allora, lo studio che porteremo noi sarà estetico, cioè le fotografie che sono state prodotte relative agli articoli, semantico e sintattico, e di produzione, cioè quanto è stato scritto e in che occasioni. Posso dirvi già subito che, partendo dal 27, in cui c'è stata la marcia, che sappiamo tutti bene come andava, è stata una marcia specifica, abbiamo un fattore da 1 a 10, 2. Quando si tratta di raccontare invece altri avvenimenti dell'Ale, che sono stati gli incendi, il fattore ovviamente esplode, si arriva a 7, 8, 9, 10 e così via. Una differenza che già denota quale sia l'impostazione culturale. Allora, vi leggo le conclusioni che ha scritto Massimo, relativamente alla produzione del Corriere della Sera. Sono circa 100 articoli. L'incidenza con cui il movimento NoTav è descritto con accezioni negativi, sia come attore, sia come le azioni che compie, è preponderante. Singoli termini, sinonimi appartenenti a stessi scampi semantici, innervano l'intero corpus di testi del senso e della violenza dello scontro, a cui lo Stato, per mezzo delle forze dell'ordine e della procura, risponde con denunce, arresti e investigazioni. L'oggetto del contendere innanzitutto il cantiere, ecco quello che dicevo prima, si parla solo ed esclusivamente del buco, non si parla mai delle ragioni che soggiacciono alla scelta di un'intera popolazione, e il cantiere, al quale il movimento si oppone per difendere il territorio. Alla cospicua quantità di termini con cui gli attori che agiscono nel movimento vengono definiti, e qua ne cito solo alcuni, bombarolo, terrorista, estremista e così via, o descritti, fa da controllare l'esiguità di attori contrari, accezioni negative per il movimento, neutre per le controparti,
che ottengono le istituzioni. Vado avanti. Pochi sono i motivi, gli oggetti dotati di valore per cui il movimento agisce, molti quelli che la controparte è chiamata a difendere. Infine, se la trasformazione è la categoria che dovrebbe far presagire il futuro, l'unico senso che scaturisce dall'interpretazione dei testi è un'intensificazione della violenza, alla quale lo Stato non potrà che rispondere con maggiore intensificazione degli apparati ora esistenti. Allora, siamo consapevoli che sia un lavoro estremamente difficile, rispetto al quale noi chiediamo il vostro supporto, perché noi non ci fermeremo con la produzione di questi due mesi, vogliamo andare avanti, abbiamo bisogno, se è disponibile, se ci sono degli archivi disponibili che possano essere messi a disposizione per indagini scientifiche di questo tipo, perché sappiamo benissimo che quello che porteremo noi a visionare l'osservatorio di Pavia, l'università, chi vuole prenderselo, sarà messo in un cassetto e giacerà per tempo, ma noi abbiamo intenzione di battere su questo argomento il più possibile, perché siamo di fronte ad una deriva democratica che deve essere quantomeno contenuta. Faremo due convegni a Torino, uno probabilmente proveremo a farlo al Circolo della Stampa, se ce lo concederanno, se non faremo la fine di quello che se, cioè, perché anche all'inizio avevano detto sì venite in tribuna, la casa di tutti, la casa dei cittadini, è la casa, poi si è scoperto che la casa dei cittadini, la casa degli avvocati, la casa dei magistrati è la casa di una parte sola, e quindi sono stati defenestrati alla gamba. Quindi al momento noi abbiamo un programma, siete tutti invitati a partecipare, un convegno al Circolo della Stampa, che avremo anche un confronto con questa, visto che abbiamo un progetto scientifico questo, con gli attori che noi andremo a menzionare, e poi avremo un convegno circa 10 giorni dopo all'università. Se questo progetto potesse avere uno sviluppo sul territorio, noi abbiamo intenzione di portarlo in giro per l'Italia, vogliamo andare a raccontare ciò che si racconta del movimento NoTav con delle basi solide e scientifiche, perché noi crediamo che quei grafici e la nostra produzione possono essere delle chiavi, come dire, per riuscire ad aprire ancora di più rispetto a quelle che ci sono già, delle incrinature in fronte a chi appare solo ed esclusivamente, come dire, monolitico, ma da un punto di vista estremamente superficiale. Chiediamo quindi il vostro aiuto, io sono disponibile qua, se volete avete del materiale a disposizione, soprattutto video, se qualcuno, so che c'è gente che ha nell'armadio tutta la produzione del TGR del Piemonte, queste cose qua, se ha archivi di questo tipo, chiediamo il vostro aiuto, ci sarebbe estremamente utile. Grazie mille. Grazie mille. Adesso vorrei introdurre Simonetta Crisci, un avvocato del Foro Romano che segue tantissime realtà di movimento, tantissimi compagni di movimento nella città di Roma. E il suo intervento verterà conflitto sociale, magistrature, processi in corso in altre città italiane, reato di devastazione e saccheggio, i reati associativi. Grazie a voi. Prima di entrare nel merito del mio intervento volevo fare due saluti. Uno al Movimento NoTav, perché giustamente ha organizzato questa bella assemblea, e a tutti i meriti per cui da tutta Italia noi li nominiamo e li stiamo vicino. Quindi voglio ringraziarvi per avermi fatto venire e ringraziarvi anche per questa lotta che stanno facendo, che state facendo. L'altro saluto è a un compagno e collega che ci ha lasciato in questi giorni e che è un avvocato, era un avvocato che ha lottato tutta la vita per affermare i diritti politici e umani delle persone e che vogliamo ricordare, ed è il compagno Nelson Mandela. Ho
ascoltato attentamente gli interventi sia di Novaro che di Bertone. Credo che possiamo anche dare delle risposte ad alcune perplessità che hanno avuto. È sicuro che negli anni, negli ultimi 40 anni, almeno da quando mi occupo di uffici giudiziari e politica, ho visto sempre comunque la repressione contro i compagni che hanno fatto delle lotte o che hanno intrapreso dei procedimenti di lotta contro, per la difesa dei diritti, diritti di associazione, diritti legati al diritto di manifestazione e soprattutto di associarsi. Dagli anni 70, quando, come diceva giustamente Novaro, si parla soltanto degli anni di piombo, ma non si dice che in quegli anni sia i lavoratori che gli studenti e i cittadini in generale abbiamo conquistato dei grandi esercizi di diritti che ci erano negati. Nei posti di lavoro non si poteva parlare, si era schedati, c'era una repressione terribile e i sindacati già in quegli anni avevano cominciato a interessarsi di altre cose, per cui i lavoratori si sono sempre auto-organizzati lì dove hanno potuto e sono stati sempre repressi. Ricordo negli anni 70 i processi contro i picchetti davanti alle fabbriche quando si faceva sciopero e si veniva processati per violenza privata. Quando si sono fatte le autoriduzioni delle bollette si veniva processati per appropriazioni indebite di quei soldi che devono essere delle società Telecom o Enel. Siamo stati processati o siamo stati anche difesi proprio per processi legati alle lotte che si facevano. Certamente la produzione di leggi contro il movimento è stata sempre mascherata da problemi di ordine pubblico. Allora, quando noi siamo arrivati a Genova arrivati a Genova nel senso dei processi di Genova, quando sono cominciati e si è cominciato ad utilizzare questo reato di devastazione e saccheggio, attribuendo ai compagni che erano stati anche solo presenti durante le manifestazioni dove sono avvenuti degli scontri con la polizia e sono stati, oggi lo possiamo dire, condannati definitivamente solo perché per essere stati presenti senza compiere nessuna, non avere nessuna condotta illegittima, e ci sono compagni che stanno scontando in carcere, come il compagno Alberto, 10 anni per aver assistito a tutte le azioni, così appare dai filmati e dalle foto, ha solo assistito a tutte le azioni che ci sono state in scontri con la polizia e naturalmente è stato accusato di un concorso morale nel non avere impedito che avvenissero quegli scontri. Ecco che è una cosa assurda e che ci comporta che la trasformazione del diritto per la punizione di chiunque vuole manifestare i propri diritti e vuole riconquistare quelli che gli sono sottratti ha portato a creare comunque le condizioni per essere comunque condannati. A Roma abbiamo un movimento molto grande, ma da moltissimi anni, che è il movimento di lotta per la casa, dove si sono prodotti centinaia di processi contro questi compagni che insieme agli studenti e insieme agli immigrati soprattutto a Roma hanno portato avanti e portano avanti la lotta per la casa e che hanno centinaia di processi a loro carico, centinaia di processi anche solo perché non, ecco, una manifestazione come questa che è all'interno di un locale, quindi si presume solo per chi aderisce a questi titoli di cui si parla oggi, deve essere denunciata alla polizia, bisogna dire dove si sta, a volte vogliono anche i nomi di chi dovrà parlare, ossia c'è un controllo continuo sulla testa di coloro che invece esercitano dei diritti previsti dalla Costituzione, che è il diritto di assemblea, che è il diritto di associazione, che è il diritto di informazione ed è il diritto anche di opporsi nei momenti in cui lo Stato ti sta togliendo quell'autodeterminazione che qui il movimento Notav si sta conquistando, l'autodeterminazione della propria vita, l'autodeterminazione dell'esercizio del potere sul territorio che deve essere fatto dai cittadini.
da coloro perlomeno che conoscono il territorio. E questi poteri sono dati dalla Costituzione, devono essere indicati giustamente che i cittadini ritengono opportune. Ma questo ci viene impedito perché una magistratura che è sempre solerte con i poteri esecutivi, qualunque essi siano, perché abbiamo dei magistrati qui in Italia, e non ho paura a dirlo, che sono gli stessi da anni e anni che hanno seguito sia quando il potere era esercitato dalla famosa Democrazia Cristiana, sia quando esercitato da quelli che si dicono di sinistra, sia quando esercitato dai centri-destra. Una magistratura che durante il fascismo non ha avuto bisogno di fare un tribunale speciale con dei militari, come succede nelle dittature, hanno usato gli stessi magistrati del potere della magistratura. È l'unico paese dove non si è fatto un tribunale speciale. Il tribunale speciale era costituito da quegli stessi magistrati che, finito il fascismo, hanno continuato a fare i magistrati, ossia sono stati sempre proni a tutti i poteri che avevano il potere. E oggi io non mi meraviglio, è così anche oggi. Secondo come è la destinazione delle persone, della qualificazione delle persone che fanno delle azioni, si opera e si applica il diritto penale. Il diritto penale è uno strumento che viene usato da chi ha il potere, non l'ha mai usato. Certo. I cittadini non hanno mai usato il diritto penale. C'è un altro modo, per esempio, di liberarsi di qualcuno che non sta bene al movimento, ma non c'è mai stato un tribunale fatto dai cittadini, anche quelli che chiamano corte d'assise composte da magistrati togati e cittadini civili senza toga, sono comunque procedimenti che vengono utilizzati dal potere, non sono usati dai cittadini. Questo purtroppo è per molte istituzioni dei nostri paesi che sono organizzate così. Quindi l'uso del codice penale tramite una magistratura che accrescende ad usarlo così come vuole il potere c'è sempre stato, ma in questo momento la volontà di distruggere qualsiasi movimento che si sta allargando nella coscienza della società civile, il diritto a voler decidere della propria vita e della propria qualità della vita, di voler scegliere una qualità della vita diversa, fa paura, perché la vita ce la devono regolare secondo i loro scopi, secondo chi ha deciso che si trasforma il territorio a secondo degli scopi economici e sottofondo politici di coloro che gestiscono il potere. E quindi i cittadini devono stare zitti, non dovete andare a rivendicarvi le vostre valli, i vostri alberi, non è assolutamente possibile. Per questo quest'estate siamo andati a solidarizzare con i cittadini del Nomuos, a Niceni, e hanno capito, sì è vero ci vuole tempo, anche lì è qualche anno che se ne parla, però quando la gente capisce opera. Quest'estate sono entrati dentro le reti della base americana e dei ragazzi sono saliti addirittura sui tralicci, c'è stata una grandissima, la seconda o la terza manifestazione grandissima, sono state abbattute le reti, si è entrati, sì, forse un giorno metteranno tutta quella parte di esercito e di polizia come hanno trasferito quassù, non sappiamo quanti ne avranno ancora, forse li ritireranno dall'Afghanistan per farli venire qui, però diciamo, ma tutto questo esercito che ha usato qui, la polizia e i carabinieri, ma non andavano meglio a ricostruire le case dell'Aquila che è stata abbandonata, dove ancora ci sono le macerie, non hanno tolto i sassi delle case cadute, quando una volta mi ricordo che l'esercito veniva usato, ma era un esercito non pagato, veniva usato in occasione dei terremoti, in occasione di qualche calamità naturale. Quindi ritengo che questa concezione che noi vogliamo intendere della persona che è colpevole solo in quanto anarchico, in quanto è un notaio, in quanto è un autonomo, è una concezione che è nata insieme, è vero, alle elaborazioni dottrinali tedesche, ma è quella che permette di qualificare reo
qualsiasi persona non stia bene al potere. E quindi è logico che noi subiamo questa, da parte della magistratura, queste imposizioni con questi processi, perché siamo coloro che ci opponiamo a farci togliere la vita. Allora, il reato di devastazione e saccheggio, che nel nostro codice può essere compreso in due o tre articoli, perché ce n'è uno, il 285 del codice penale, che parla della devastazione e saccheggio che negli elementi normali è quella che tutti si immaginano, la calata degli unni che arrivano e saccheggiano tutte le città e devastano le città o con i bombardamenti o uccidendo le persone, e quella è una devastazione e saccheggio ed è quella prevista nell'articolo 285. Che cosa si è fatto durante il fascismo? Si è estrapolato da questo scenario di guerra dei fatti di devastazione e saccheggio. L'articolo 419 parla di fatti, ossia cose analoghe al devastazione e saccheggio, che però sono dei fatti specifici che potevano rientrare in un altro articolo che era danneggiamento, 635, e quindi dare una identificazione, chi commette atti plurimi di danneggiamento andare fino a 3 anni al massimo, no? Chiamando gli atti devastazione hanno il diritto di mandare da 8 a 15 anni, che è una bella differenza, e lo usano appunto come reato da imputare, soprattutto hanno fatto le sperimentazioni con gli stadi, con le varie scontri che ci sono davanti agli stadi, ogni volta ci sono le partite, quando c'è stato qualche morto durante questi scontri, quando la polizia ha caricato abbastanza selvaggiamente la gente si è opposta, e dopo l'hanno calato nelle situazioni politiche. A Genova quelli che sono stati accusati di devastazione e saccheggio si sono visti combinare delle pene, come abbiamo già detto, molto alte, alcuni le stanno scontando, altri fortunatamente si sono allontanati dall'Italia e forse non le sconteranno mai, però abbiamo visto ribaltare questo uso del codice penale in una parte, e non ci siamo dimenticati di dirlo, nel processo contro i famosi 25 che erano accusati di devastazione e saccheggio, una parte è stata assolta, una parte ha avuto la concessione del diritto di resistenza, perché si è dimostrato tramite i filmati che i carabinieri che erano intervenuti sulle cosiddette tute bianche lo avevano fatto illegittimamente, senza nessun ordine da parte dei capi della piazza, della Digos o dei carabinieri, e quindi si è riconosciuto il diritto a resistere. Quello è l'episodio che porta a quello di Carlo Giuliani. Quella parte della manifestazione i cui responsabili sono stati poi invece assolti come compagni, che hanno giustamente si sono opposti a una carica illegittima. Per anni noi abbiamo cercato di far valere nei casi di resistenza l'articolo del decreto luogotenenziale del 44, che è il giusto diritto di ribellarsi anche per i poliziotti a comandi ingiusti, non l'hanno mai applicato, e in quel caso invece è stato applicato, e negli altri casi di cui parlava anche Novaro, ma il caso di Genova è importante. Si è accertato che la polizia e i carabinieri erano intervenuti illegittimamente e tutti i compagni che erano accusati di devastazione e saccheggio per aver risposto a questo attacco illegittimo sono stati assolti per aver commesso l'atto per difendersi, per resistere a un ordine illegittimo. Questa è una cosa importante che cercheremo di fare anche nei prossimi processi e che adesso stiamo cercando di attuare nel processo per i fatti del 15 ottobre 2011 a Roma, dove stiamo portando avanti la dimostrazione che coloro che hanno disturbato l'ordine pubblico non sono stati certi compagni ma le forze di polizia. Questo come? Il reato di devastazione e saccheggio è stato creato con la scusa che si deve tutelare l'ordine pubblico. L'ordine pubblico è
quell'ordine, diciamo, genericamente inteso come lo stare tranquilli e sereni dei cittadini, perché sanno che tutte le istituzioni gli hanno creato un clima per cui stanno tranquilli e sereni. Che cosa significa questo? Che in occasione delle manifestazioni, soprattutto quando si presume che sono molto numerose e ci partecipa molta gente, nelle manifestazioni ci deve essere una predisposizione da parte delle forze dell'ordine, dei vigili dei comuni, del comune interessato, di una quello che succede quando viene il Papa. Se viene il Papa a città, tutti levano le transenne, i lavori in corso, le macchine. Questa è la predisposizione della tutela di un ordine pubblico in occasione di fatti che potrebbero dare luogo a problemi, perché c'è molta partecipazione di gente. Le manifestazioni che si fanno in città politiche non vedono mai questa predisposizione. Nelle nostre manifestazioni abbiamo le macchine alle quali non è vietato assolutamente di posteggiare, abbiamo strade lunghissime percorse a centinaia e migliaia di persone con le macchine posteggiate sui lati, i sacchetti e i cassonetti dell'immondizia dovrebbero essere levati dal giorno prima quando ci sono manifestazioni, no, vengono lasciati, ossia tutte quelle cose, i lavori stradali non viene toccato nulla. Dopo, quando la polizia molto spesso decide che quella manifestazione non deve girare da una parte ma deve girare da un'altra, vogliono interromperla, vogliono intervenire in modo che chiunque si ribellerebbe, sanno che poi possono imputarti la rottura dei cassonetti, la rottura delle macchine, i sabbietini che stavano lì magari per un lavoro stradale, che sono quei assi di porfido che usano a Roma per le strade. Che cosa significa questo? Che prima noi vogliamo vedere se la polizia ha predisposto tutto perché l'ordine pubblico non fosse turbato e poi andiamo a vedere se poi qualcuno ha turbato l'ordine pubblico. Questo capovolgimento, come l'abbiamo fatto per Genova, può essere fatto in tutti i processi. Oggi che abbiamo migliaia di persone che usano i telefonini, le macchine fotografiche, le cineprese, perché è vero che adesso i processi, anche il potere li fa solo sulle fotografie, non abbiamo ancora in alcuni processi, come questo del 15 ottobre, su 15 poliziotti già ascoltati, solo uno era presente in piazza, o almeno ha dichiarato così, perché tutti hanno visto solo le fotografie nell'ufficio. Stanno giorni e giorni a guardare fotografie e filmati, non vanno neanche in piazza, oppure se ci vanno stanno ai lati o da un'altra parte, perché poi quando succedono alcune cose non ci sta nessuno e quando invece decidono loro ci stanno tutti. San Giovanni per il 15 ottobre è una piazza grandissima, il corteo di 300.000 persone, se non erano tante erano almeno 200.000, non è riuscito ad arrivare sulla piazza San Giovanni perché la polizia l'ha invasa con le camionette, i pulmini e dei pullman grandissimi. In base a così la piazza, chi è arrivato in piazza si è trovato oggetto e i idranti, le botte della polizia, dei carabinieri, i carosselli, di cui in aula i poliziotti interrogati, se conoscevano che cosa fosse, i carosselli hanno detto mai visto. Che cosa sono i carosselli? Quindi vedete che abbiamo anche che viene portata fino davanti ai giudici, perché c'è la tranquillità che i giudici, naturalmente i testimoni, i tuoi sono diversi dagli altri, i testimoni che sono delle istituzioni sono tutti credibili, i testimoni, questo anche nei processi normali devo dire, ma l'ultima cosa gravissima che investono i avvocati è quella che negli ultimi arresti, un'ultima manifestazione, sono stati compagni accusati di avere in tasca un biglietto con i nomi degli avvocati e allora si è contestata la premeditazione dicendo siccome già sapete che potreste essere arrestati perché già sapete che farete dei reati, gli avvocati sono complici con voi, questo è un modo di eliminare anche quella struttura
che comunque esiste, da dopo Genova in poi siamo legalissimi, andiamo in giro con una pistolina con scritto Legal Team, abbiamo i numeri di telefono a disposizione di tutti, perché dobbiamo proteggere coloro che esercitano il diritto di manifestare dalle torture che fa la polizia e poi non ne risponde perché il reato di tortura non esiste. La compagna Marta di Pista ha subito anche degli atti sessuali. Chiediamo che questi poliziotti siano identificabili, vogliamo sapere chi ci mette le mani addosso, vogliamo sapere chi ci impedisce di esercitare il nostro diritto di manifestare. Grazie a Simonetta Cristi. Introduciamo l'avvocato Emanuele D'Amico, la militarizzazione del territorio valsusino e le conseguenze sulla vita delle persone, la libertà di circolazione. Allora, buongiorno a tutti. Dunque, a me è stata assegnata una tematica, direi, decisamente pregna, perché il diritto alla libertà di circolazione è un argomento veramente notevole e tanto più lo è in un territorio come la Val di Susa, che diciamo che dal punto di vista delle violazioni di questo diritto, di questa libertà, è una miniera d'oro. Cercherò comunque di tenermi ai tempi e insomma di limitare il mio intervento. Però ecco, io volevo cominciare leggendovi brevemente alcuni articoli di legge. Articolo 16 della Costituzione. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui si è assicurata la libera circolazione delle persone. Articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. E infine l'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Ora, vi ho letto questi articoli, queste norme, che sono collocate nei primi articoli della Carta fondamentale, della Costituzione e dei trattati fondamentali dell'ordinamento giuridico, proprio per l'importanza che ha questo diritto, la libertà di circolazione, perché, anzi, ne è delineata la centralità nei sistemi democratici. La centralità della libera circolazione delle persone come elemento che caratterizza il rapporto tra i membri di una comunità e il territorio in cui questa comunità vive, in questa comunità lavora, in cui questa comunità insomma opera. Ora, la delicatezza e l'importanza di questo diritto si dice in particolar modo dal primo articolo che vi ho detto, dall'articolo 16 della Costituzione, che stabilisce che la libertà di circolazione possa essere delimitata solo ed esclusivamente in base ad una norma di legge, cioè in base a un atto che non può essere amministrativo, non può essere regolamentare, ma debba avere la forza della legge, che ovviamente poi può delegare all'autorità amministrativa, però ci deve essere un presupposto di legge. E non solo, questa legge deve stabilire quelle che sono le circostanze e la modalità di limitazione di un diritto e di una libertà tanto fondamentale. E le circostanze devono essere determinate nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione. Ecco, allora,
Per quanto riguarda il territorio della Valsusa, ve l'ho già detto, le regole, i limiti imposti dalla Carta fondamentale vengono sistematicamente violati. E allora vi citerò alcuni casi che secondo me sono non solo emblematici, ma sono anche clamorosi. E quello è quel caso più emblematico, secondo me, di violazione delle regole in materia di libera circolazione delle persone su questo territorio, determinato da queste 13 ordinanze emesse dal prefetto consecutivamente, reiterate consecutivamente a partire dal 22 giugno 2011. Queste ordinanze vietano la percorribilità, l'accesso, l'agibilità sostanzialmente di un'area enorme, che è tutta l'area che è stata più o meno vasta in realtà in base alle varie ordinanze, ma che è tutta un'area circostante il cantiere della Maddalena e che di fatto ad oggi, per 2 anni e mezzo, è resa inaccessibile a chiunque non abbia una proprietà immobiliare, ma poi vi dirò anche di quelli che sono i pesanti limiti anche di chi ha la proprietà, di chi ha delle proprietà in zona. Ecco, quindi un divieto di recarsi per qualsiasi motivo in quest'area, che è l'area della Valzarea, l'area di Via della Vanà e tutte queste aree circostanti al cantiere. Allora, queste ordinanze, 13 ordinanze consecutive reiterate, sono state emesse sulla base di una legge, sulla base della legge di cui all'articolo 2 del regio decreto 773 del 1931, meglio conosciuto come testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'articolo recita, ve lo leggo: il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Ora, i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nei casi di urgenza e grave necessità, appartengono a quella categoria di ordinanze cosiddette extra ordinem, cioè che si caratterizzano per la loro destinazione a far fronte a situazioni che non sono risolvibili con gli strumenti giuridici ordinari. Quindi si tratta, come è evidente, del conferimento ai prefetti di un potere enorme, di un potere molto ampio, assolutamente non circoscritto, che era così pensato, una sorta di carta bianca così pensata dal legislatore che ha messo questa norma, il legislatore del 1931, che come tutti sappiamo non è passato alla storia per la sua sensibilità democratica. Ecco, tant'è vero che una volta venuto meno il regime fascista e quindi a seguito dell'introduzione della Carta Costituzionale, nell'inerzia del legislatore democratico, che non è intervenuto in alcun modo per limitare i poteri conferiti ai prefetti da questo articolo 2, ecco, allora più volte i tribunali e soprattutto la Corte Costituzionale si sono trovati a dover definire in via giurisprudenziale i limiti di questo enorme potere. Allora, in particolare, questi limiti sono stati definiti da due sentenze piuttosto risalenti della Corte Costituzionale, la numero 8 del 1956 e soprattutto la 26 del 1961. Allora, fin dal 1961, quindi da oltre 50 anni, è stato stabilito che il potere del prefetto, nei casi di cui l'articolo 2, debba essere contenuto nei limiti dei principi della Costituzione, che rappresentano elementi fondamentali dell'ordinamento e che non consentono deroghe. In concreto, quindi, la Corte, con la sentenza 26 del 61, ha stabilito che questo tipo di ordinanze devono avere un'efficacia limitata nel tempo, devono essere temporanee,
e ciò in coerenza con i motivi di urgenza per cui vengono messe, perché è chiaro che l'urgenza debba essere temporanea, perché se non è temporanea non di urgenza si tratta, ma di normalità. Quindi l'elemento della temporaneità è fondamentale. In secondo luogo devono comportare il minor sacrificio possibile per i privati che ne subiscono direttamente o indirettamente gli effetti e le conseguenze. E infine devono essere congruamente motivati. Dunque, cosa vuol dire? Che se i criteri fondamentali, come è quello della libera circolazione delle persone, possono, debbano necessariamente essere ridotti in casi di urgenza, questo può avvenire solamente nel rispetto dei criteri che vi ho detto che ha stabilito la Corte Costituzionale. E allora sta agli occhi di chiunque, anche profano di diritto, che la necessaria temporaneità in Val di Susa, il criterio della temporaneità non solo non è stato rispettato, ma è stato spazzosamente dileggiato dall'emissione di ben 13 ordinanze consecutive che hanno anche delle date di scadenza, cioè ognuna di queste delle date di scadenza, lui dice no, è temporanea. Peccato che siano emesse una dietro l'altra e nella loro reiterazione è come se fosse un'unica sostanzialmente ordinanza che da 2 anni e mezzo vieta di entrare legittimamente in quelle aree. E tra l'altro l'ultima in vigore scadrà solo il 28 febbraio 2014, quindi arriveremo a 3 anni, probabilmente continueranno a essere emesse queste ordinanze. Quindi il criterio fondamentale della temporaneità è assolutamente violato. Ma è altrettanto evidente il mancato rispetto del minor danno possibile per i privati colpiti. Perché sotto questo profilo la platea delle persone colpite direttamente e indirettamente è comunque potenzialmente indeterminata. Perché se è vero che può considerarsi determinato il numero di cittadini che si sono visti impedire, limitare o anche solo rendere difficoltoso l'accesso ai terreni che coltivavano, pensiamo ai numerosi vigneti dell'area di Via della Banà, con le coltivazioni di lavanda, oppure anche di coloro che sempre nella medesima area avevano attività produttive diverse, il Cembrefas, l'azienda vitivinicola. Il divieto però colpisce comunque anche tutta una serie di altri soggetti, ad esempio determina il sostanziale abbandono del museo e dell'area archeologica e quindi con tutte quelle che sono le attività di studio e di svago connesse, cioè penso alle visite scolastiche sia al museo che alla necropoli, penso all'attività di arrampicata, all'attività di bouldering che era molto diffusa in quella zona, perché stati attivisti di questo sport, quel sito era un sito di importanza fondamentale, conosciuto internazionalmente addirittura. Questa cosa non si può più fare, non è più fruibile nemmeno per chi volesse, chi ci faceva le passeggiate in un ambiente, in un contesto ambientale assolutamente straordinario, e che ecco, tutte queste attività non si possono più fare. Perché oggi comportano il rischio di essere fermati, acquisiti e denunciati. Quindi se così è, è del tutto evidente che l'esercizio del potere prefettizio per quanto riguarda questa ordinanza è al di fuori di quelli che sono i limiti della Carta Costituzionale, è al di fuori dei limiti di un'interpretazione che sia costituzionalmente orientata. L'articolo 2 torna nell'assoluta disponibilità discrezionale dell'autorità che è autorizzata a emettere i provvedimenti, quella stessa discrezionalità che la Costituzione non permette, e ce lo dice da 50 anni la Corte Costituzionale, ma che invece era certamente negli intenti e nella volontà di quello che era il legislatore originario, sempre quello scarsamente democratico del 1931. Quindi questi provvedimenti, senza rispetto dei principi costituzionali, ritornano a quello spirito originale e appaiono
decisamente più consoni ad uno stato di polizia piuttosto che ad uno stato di diritto. Quanto alle conseguenze della violazione dell'ordinanza prefettizia, allora, le conseguenze sono quelle dell'articolo 650 del codice penale. Che cosa comporta? Comporta l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro. Pensavo che l'avvocato Novaro parlasse, perché era nella sua relazione, dei fogli di via. I fogli di via sono dei provvedimenti amministrativi che vengono emessi individualmente contro le persone, che qua sappiamo ne sono stato abusato in maniera spregiudicata. Qui non dalla prefettura, ma da un'altra autorità amministrativa che è la questura. Però guardate che nei fatti le conseguenze della violazione di un foglio di via sono identiche a quelle della violazione di queste ordinanze, per cui la violazione di queste ordinanze, la violazione dell'articolo 650 del codice penale, per cui si presentano come dei fogli di via effettivi realizzati a chiunque trovi voglia accesso a questo posto. Se posso ancora 5 minuti e ci passiamo 2 minuti. Voglio dire ancora una parte del territorio fortissimo con i posti dell'Occe, come è questo territorio. Potete acquisirlo
potete partire, però voi dovete farci un verbale, naturalmente dovrete inviarlo alla procura che dovrà poi convalidarlo. Io non faccio nessuna assistenza, ma non mi si chieda tutto lo dico la parola. Siamo tutti rivolti a tante che noi avevamo troppo i la possibilità della volontà se lo è la foglio che vi ho distribuito. Se
Ecuador. La Costituzione dell'Ecuador, quella che vige attualmente, è stata ed è stata la prima di tutte queste costituzioni che sono state definite di nuove generazioni in America Latina dopo la fase delle dittature militari. In questa Costituzione, che è una delle più lunghe al mondo, contiene quasi 500 sezione dedicata al buon vivir, e in questa sezione dedicata al buon vivir, all'articolo 98 viene affermato esplicitamente il diritto alla resistenza. Ora, è ovvio che questo non sarebbe stato possibile se non attraverso le lotte delle popolazioni indigene che hanno portato a questa Costituzione al Presidente Correa. Però c'è un elemento importante da tenere presente, che non basta affermare un diritto in una Costituzione perché poi sia effettivamente rispettato. Tant'è vero che in questo momento proprio l'Ecuador è terreno di tutta una serie di lotte di minoranze indigene contro devastazione, usurpazione di terre, se contrastano appunto questo diritto alla resistenza. Altro elemento importante di riflessione che ci viene dall'America Latina, la lotta trasforma, cioè la lotta di resistenza non soltanto può portare o ha portato alla presenza nelle Costituzioni di questo diritto alla resistenza, ma ha modificato l'atteggiamento, le posizioni di istituzioni o persone di un certo livello o gerarchia. L'esempio emblematico è quello di Monsignor Romero, vescovo salvadoregno, nominato arcivescovo perché appartenente all'oligarchia borghese allora dominante, conservatore tradizionalista, e che poi però nel momento in cui diventa vescovo e si lascia, come lui stesso dice, convertire dal popolo, scrive delle parole, delle frasi, assume degli atteggiamenti che lo porteranno ad essere ammazzato nel 1980. Leggete, ve le risparmio, in uno dei fogli ci sono alcuni punti dedicati alla sua riflessione sulla violenza di Monsignor Romero, credo che farebbero quasi impallidire o inorridire alcuni dei nostri politici attuali. Quali sono gli elementi di queste lotte di resistenza che possono anche servire a noi qui oggi in Italia, in Val di Susa? Il primo elemento è questo, che molte volte chi lotta riesce ad individuare degli elementi unificanti, degli elementi di appartenenza comune, che rendono questa lotta più forte perché riesce prima di tutto a sconfiggere quella frammentazione che la società e il potere politico ed economico vorrebbe creare tra di noi. Secondo elemento, queste lotte di minoranze o di popoli hanno cercato di mettere in rilievo che molte volte ci sono dei fenomeni considerati casuali, dovuti alla fatalità, pensiamo ad esempio alla fame, mentre invece ci sono delle responsabilità precise, economiche e politiche che devono essere denunciate. Elemento. Molte volte è necessario affermare il diritto di sfidare ed essere contro delle apparenti legalità quando questa sfida ci porta a vedere rispettato dei diritti fondamentali. L'esempio eclatante, più importante in America Latina, è l'esempio della lotta trentennale di Terra, dove si pratica quotidianamente l'occupazione delle terre per riaffermare il rivendicare casa. Quarto elemento, la capacità di trasformare in valori degli elementi come la propria cultura, la propria tradizione, la propria lingua, la propria religione, che normalmente vengono utilizzati invece dal potere economico, politico e sociale come elementi di ritorno al passato, capacità di non accettare il progresso, eccetera, eccetera, di cui noi siamo ben consapevoli. Pensate che, per esempio, ancora oggi in Guatemala esiste una pratica di un diritto maya parallelo al diritto occidentale, che viene imposto ma non accettato dalle popolazioni, oppure negli ultimi anni, proprio in Guatemala, è stato riscoperto la necessità di un'università popolare
che dia valore e spazio al sapere tradizionale. Quindi stiamo parlando di lotte di resistenza che ancora oggi esistono in America Latina. Io adesso posso soltanto fare un elenco flash perché altrimenti ognuno di questi argomenti richiederebbe un intervento, ed è per esempio appunto le resistenze indigene in Guatemala contro le centrali idroelettriche non di Tuilena il grande portatore, le resistenze in Honduras contro un colpo di Stato prima, contro una frode elettorale adesso, ma anche una resistenza in Honduras dove ad esempio una minoranza lenta è riuscita dopo 8 mesi di lotta a mandare via una grande multinazionale cinese e quindi impedire la costruzione di una centrale. Le resistenze in Cile, la resistenza in Colombia, la resistenza di Senterra in Brasile, la creazione di un tavolo contro le miniere in Salvador, la resistenza in Bolivia, dove l'anno scorso c'è stato un grande rilievo, un grande spazio dato alle donne, che in quanto una leader indigena era stata anche denunciata ed accusata dal governo di essere una terrorista, tutte le donne sono scese in piazza affermando con delle maschere e con dei cartelli dicendo siamo tutti delle berte. Anche qua ci potrebbe essere un legame con la nostra realtà. E poi c'è ancora in questo momento la lotta in Ecuador per contrarrestare il tentativo di utilizzare una zona amazzonica del paese per lo sfruttamento di giacimenti petroliferi. E le popolazioni in Ecuador che in questo momento si stanno ribellando, si stanno proprio appellando a quell'articolo 98 della Costituzione che hanno aiutato a redigere. Non bisogna dimenticare, anche se è apparentemente anomalo, ma la lotta di resistenza condotta dal popolo cubano, dalla lotta per la liberazione dei cinque contro lo strapotere statunitense, e potremmo continuare in tutta questa lunga lista. Allora, la nostra domanda finale potrebbe essere, ma noi abbiamo degli elementi in comune con queste lotte latinoamericane? E allora io invece di rispondere vi pongo un indovinello. Adesso leggerò una frase tratta dal Popol Vuh, il testo Maya. Ve lo leggo prima in spagnolo, è brevissimo, e poi in italiano, e ciascuno di voi prova ad immaginare a quale nostro comportamento e slogan si può collegare. Il Popol Vuh dice: «Que todos se levanten, que se llame a todos, che nadie se quede atrás de los demás». Traduzione: che tutti si alzino, che si chiamino tutti, che nessuno rimanga indietro rispetto agli altri. Grazie. Grazie mille Maria Teresa. Adesso introduco Carola Frediani, giornalista, esperta anche di diritti digitali, autrice dell'ebook Dentro Anonymous. Parlerà della libertà d'espressione all'interno alla rete. È un discorso che io credo, ecco, ci troveremo sempre più spesso a dover affrontare. E, come dire, non a caso già come movimento stiamo assistendo, ecco, anche in questo campo a dei restringimenti di libertà personale, libertà di espressioni che credo siano ecco, importanti e sono assolutamente da monitorare. Quindi Carola Frediani, libertà d'espressione, segnali preoccupanti in rete. Sì, innanzitutto grazie dell'invito, è un piacere essere qui. Io non frequento molto la Val Susa, ma due volte che vengo e due volte che respiro un'atmosfera che non mi capitava di sentire da tempo, più o meno dai tempi del G8, cioè io sono di Genova e insomma conosco bene quel mondo. Il mio discorso sembrerà un po' allontanarsi dalla valle, in realtà solo in superficie, penso che
e progressivamente ci riavvicineremo di nuovo, almeno che questo insomma si possa poi capire. Parlo insomma di internet, no? Nel senso che quando è nata internet era associata in modo molto forte a un'idea di libertà e di decentralizzazione, diciamo, del potere, delle comunicazioni, e c'era proprio questa specie di mantra da parte dei guru della rete per cui la libertà era insita proprio nel DNA di internet. Addirittura internet interpretava la censura come un danno e quindi la girava. C'era una definizione anche di internet per cui era tanto libera quanto era in grado di realizzare una famosa, diciamo, chiamiamolo, esortazione detta da Tim Berners-Lee, che è uno dei padri del web, è che non bloccarmi, cioè non censurarmi e non spiarmi. Okay. Questo era vero e in parte è ancora vero, e sicuramente la rete negli ultimi anni è stata una specie di testa d'ariete del cambiamento. Ha dato voce e potere a persone e gruppi che prima non ne avevano, ha messo in difficoltà governi e aziende in nome della trasparenza e tra l'altro mostrando come i processi decisionali, secondo me questo voi è una cosa che avete ben presente, siano spesso opachi e lontani dai territori su cui poi vengono prese le decisioni. Ha avuto un ruolo importante nel mondo dell'attivismo, degli attivisti, e ha rivoluzionato il mondo dell'informazione, cominciando a spazzarlo via in parte, e probabilmente continuerà a spazzarlo via sempre di più, in alcuni casi, dico io, anche per fortuna. Proprio per questo la rete è diventata un soggetto scomodo per un certo tipo di politica, per una serie di autorità, per una serie di interessi costruiti, di industrie, diciamo che è diventata, nel migliore dei casi, un territorio incomprensibile e sfuggente, difficile da capire, e nel peggiore una specie di zona franca pericolosa e tendenzialmente criminale, quindi un luogo da riportare alla norma, nel senso da normalizzare. Questo è un fenomeno generale, globale, ma anche locale. E tutti gli studi più recenti indipendenti mostrano che in tutto il mondo la rete negli ultimi anni è sempre meno libera. Come avviene questa restrizione di libertà? Nelle democrazie diciamo, sono tre gli strumenti principali utilizzati. Il primo è il controllo, cioè il controllo delle infrastrutture della rete e dei flussi di comunicazione che vi passano. Il secondo è l'uso deformato di leggi preesistenti nate prima che esistesse la rete e applicate, riportate su internet e sull'online in modo cieco. E la terza è la creazione di leggi speciali o di nuovi regolamenti. Questi strumenti qua impattano chiaramente al medio e lungo termine su tutti gli utenti, diciamo, e però all'inizio vanno, diciamo, sono in qualche modo sperimentati, usati inizialmente soprattutto contro chi in qualche modo si esprime in modo più controverso in rete o verso attivisti, verso chi insomma è fuori dal discorso dominante. Sul controllo non mi soffermo tanto, sul controllo, dico solo che ci sono diversi livelli. C'è ovviamente il livello macro, che è quello, immagino, conoscerete, insomma, del cosiddetto data gate, cioè del monitoraggio di massa da cui estrarre informazioni, che in Italia è stato fatto passare come una specie di... È mio? Che in Italia è stato fatto passare come una specie di spionaggio ai danni dei politici, ma non è così. È il monitoraggio di massa che riguarda invece utenti normali. Come potrebbe essere usato ad esempio contro attivisti o categorie scomode, ce lo suggerisce una recentissima notizia, uno dei tanti modi voglio dire, ce lo suggerisce una recente notizia secondo la quale l'agenzia americana, la NSA, che si occupa, che ha gestito questo strumento, diciamo, di controllo insieme ad altre agenzie, cambio microfono? No. Era spento. Vado avanti, ok.
Quindi dicevo, c'è questa notizia per cui la NSA ha usato questo potere di monitoraggio per rilevare i comportamenti sessuali di una serie di persone che riteneva integralisti, che erano, insomma, o riteneva integralisti islamici, anche se non erano, diciamo, terroristi, non erano catalogati come terroristi, e per poi usare quelle informazioni per screditarli nella loro comunità. Quindi, diciamo, sostituite integralisti islamici con è la NSA che sta sottostando. Allora, sostituite integralisti islamici con qualsiasi altra categoria è sgradita a un governo e capite dove si può andare a parare. Ma per restare in Italia, quindi non andare sempre lontani, eccetera, ricordo che nel gennaio 2013 il governo Monti ha fatto un decreto sulla prevenzione della minaccia cibernetica, in che ha esteso i poteri di accesso diciamo, da parte dei nostri servizi, i nostri servizi segreti, alle banche dati della pubblica amministrazione e di tutte quelle aziende che forniscono servizi di pubblica utilità, quindi telecomunicazioni, trasporti, energia, senza autorizzazione di un magistrato. Quindi, come vengono, quali sono i dati che vengono utilizzati, come vengono usati, vengono incrociati, cioè, non c'è una discussione, non si riesce a capire esattamente cosa stia avvenendo, però è un fatto secondo me molto rilevante. C'è poi un livello invece micro, ma altamente inquietante, di strumenti investigativi che sfruttano la potenza della tecnologia e che sono molto invasivi. Uno è l'uso di software spia, i cosiddetti Trojan. Cioè sono software che si insediano di nascosto in un computer, ne monitorano completamente tutta l'attività, compresa anche, diciamo, fanno anche da civice ambientale, intercettando, diciamo, le comunicazioni della stanza. E sono usate sempre di più nelle indagini. E un altro è l'uso di profili sotto copertura nei social network, che è un terreno ancora di frontiera, dove tutti stanno iniziando a muoversi, anche in Italia. Allora, sui software spia, che sono chiamati captatori informatici, diciamo, abbiamo anche delle eccellenze italiane, abbiamo delle aziende che li fanno per l'Italia e che li esportano, come Hacking Team. Quando sono usati, con che limiti, che rischi di abusi ci sono? Anche qui non c'è un dibattito, cioè una tecnologia che in qualche modo rischia di forzare, secondo me, il diritto, ma non c'è nessun tipo di discorso pubblico su questo. Sui profili finti, sui social media, per infiltrare ad esempio gruppi, i più bravi sono gli israeliani, ma ripeto, ci sono aziende anche italiane che producono queste piattaforme. Praticamente dovete immaginarvi delle aziende che vendono dei pacchetti di profili finti per Facebook, Twitter, per i vari forum, che vengono coltivati per anni. Quindi non sono veramente dei veri e propri bot, cioè dei software automatizzati come quelli che si hanno si vedono a volte su Twitter, in cui si capisce subito che non c'è un umano, no? Sono delle piattaforme semi-automatizzate, però controllate da umani, in cui un singolo operatore riesce a controllare decine e decine di profili finti che vengono usati a livello di intelligence o di contro-intelligence per infiltrare diciamo, gruppi e in qualche modo condizionarli a livello di propaganda, a livello investigativo per attrarre invece informazioni dai target individuati. Anche questo è uno strumento che in futuro verrà utilizzato sempre di più, solleva molte domande, non c'è nessun tipo di discorso su questo. La seconda tendenza, a mio avviso preoccupante, in rete è l'uso di leggi vecchie o nate fuori dalla rete per imbrigliare fenomeni nuovi. Un caso recente, e qui ci avviciniamo forse un po' di più, cominciamo a avvicinarci, è la formulazione di associazione a delinquere virtuale, cioè nel senso, un tipo di reato per utenti che hanno interagito online senza una organizzazione vera, senza capi, come è successo ad alcuni presunti indagati di Anonymous, un campo che io seguo molto da vicino. Quindi in questo caso gli inquirenti avrebbero individuato all'interno di una comunità vasta, multiforme, in divenire, che cambia in continuazione, che si aggrega in modo discontinuo, una specie di sottogruppo distinto, organizzato, con un suo programma criminale permanente e una sua consapevolezza, a mio parere tutta da dimostrare, di essere tale. Oltre alla formulazione di questi capi d'accusa, recentemente si è aggiunta una sentenza di giudicato cautelare con cui di fatto la Cassazione, nel negare
l'attenuazione delle misure cautelari verso uno di questi indagati ha di fatto confermato la correttezza dell'impianto accusatorio dell'associazione delinquere virtuale, dicendo che, appunto, citando tra gli elementi l'esistenza di una struttura che si articola attraverso un blog, dei video di propaganda e dei canali di comunicazione chat privati, cioè l'ABC di qualsiasi gruppo, cioè l'ABC di qualsiasi, sono degli strumenti che vengono utilizzati normalmente da gruppi, associazioni o movimenti in tutto il mondo. È un pronunciamento che ha allarmato alcuni giuristi che mi hanno visto appunto in qualche modo una specie di conferma di questa portare avanti questa idea di associazione delle delinquenti virtuali che potrebbe insomma essere sempre più estesa e avere molte conseguenze perché si possono poi far entrare in teoria poi molti tipi di attività o di comunità. Immaginiamo, voglio dire, qualsiasi gruppo o comunità che si fanno molto l'altro, alcuni elementi o consapevolmente o meno, o di violare la legge, oppure di essere accusati di averla violata, questo potrebbe rischiare di trascinare in una accusa di associazione a delinquere tutto il gruppo. Tra l'altro io non sono avvocato, qua ci sono molti avvocati, a me risulta che insomma l'associazione a delinquere permette anche di utilizzare strumenti investigativi più invasivi, di condannare qualcuno, anche se materialmente non ha fatto nulla, in quanto associato, diciamo, di individuare figure a cui attribuire il concorso anche, diciamo, in associazione. Quindi si aprono tutta una serie di scenari preoccupanti, considerato che la rete sarà sempre più terreno di attivisti, di comunità e di singoli, e considerato che moltiplica le relazioni legali, quindi è anche facile, insomma, individuare presunti legami attraverso la rete. Un secondo esempio di leggi esistenti che vengono in qualche modo tirate e deformate per applicarle alla rete è la diffamazione. In Italia ci sono stati alcuni casi preoccupanti al riguardo, ne cito alcuni, un esempio. Una giornalista con 20 anni di esperienza che non aveva mai avuto veri problemi giudiziari dovuti al suo lavoro è stata querelata recentemente per un post su Facebook in cui aveva semplicemente criticato la pubblicità di una scuola per estetiste che aveva giudicato estremamente sessista, e la scuola l'ha querelata. E poi c'è stato il caso di un tribunale di Livorno che ha considerato diffamazione a mezzo stampa delle frasi offensive scritte da un utente sulla sua bacheca di Facebook. In questo caso praticamente il pubblico ministero ha equiparato la capacità di diffusione di danno d'immagine di un social network a quella di un giornale o di una televisione. E in generale stiamo assistendo a un uso aggressivo delle querele per reprimere critiche e dissensi. Ad esempio si minacciano denunce per un retweet, se siete presente come funziona Twitter. Secondo alcuni avvocati retweetare un tweet diffamatorio può rischiare una denuncia, ma su questo è ancora tutto, diciamo, un terreno da definire, anche perché il retweet di per sé è semplicemente una segnalazione, io segnalo che qualcuno ha detto qualcosa e di fatto è un modo per far sapere una notizia. Quindi cominciare a criminalizzare i retweet o comunque a portare a andare su questo terreno di denunce facili nei confronti, ad esempio, di retweet è molto angosciante. Arriveremo forse a avere anche denunce per un mi piace su Facebook. In India è successo, in India ci sono delle persone che sono state denunciate per aver messo un mi piace sotto un post giudicato, che è giudicato diffamatorio, comunque aveva violato delle leggi indiane. Di sicuro negli Stati Uniti in questo momento c'è un giornalista in carcere che rischia molti anni di carcere semplicemente per aver ripubblicato online un link che portava a dei contenuti che erano stati trafugati dagli altri hacker, non da lui. Il caso di Barrett Brown, per chi frequenta la rete, è un caso un po' particolare perché di lui sicuramente si vuole fare in qualche modo un caso esemplare, ma
è un segno di una tendenza assolutamente preoccupante. C'era stata anche una campagna legata a questo che si chiamava Right to Link, il diritto di linkare, che è uno dei, diciamo, dei cardini di internet da quando è nato poi il web. Quello che voglio dire è che il quadro, diciamo, per quanto riguarda la rete e le leggi, è ancora molto mobile, però c'è chi spinge molto per restringere i confini di quello che è lecito. Infine, al terzo punto, la creazione di leggi ad hoc speciali, quindi dispiega tutta la fantasia, diciamo, anche della politica italiana e non solo. C'era, nel caso francese c'era stato l'esempio della legge dei tre colpi e sei fuori, nata col governo Sarkozy e oggi ridimensionata per fortuna, che prevedeva che la disconnessione da internet di un utente, se tu venivi in qualche modo accusato per tre volte di aver violato il copyright avendo scaricato contenuti, diciamo, una canzone, un film, qualcosa che era considerato comunque violare il copyright, e alla, diciamo, al terzo avviso venivi disconnesso, questo neanche da un giudice, però da un magistrato, ma da un'autorità amministrativa, e tenendo presente che a livello comunque di cioè ormai sempre più paesi considerano invece l'accesso a internet un diritto fondamentale, capiamo che questo è anche uno proprio giuridico. Ma per restare sempre all'Italia, all'attualità, ricordo che in questi giorni sta discutendo un nuovo regolamento all'Agcom, all'Agenzia di Autorità di Garanzia delle Comunicazioni, l'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni, e questo nuovo regolamento che passerà darà all'autorità il potere di rimuovere entro 48 ore contenuti da siti internet italiani se sospettati di violare il copyright, anche lì senza però un ricorso a un giudice, e nel caso di siti stranieri la chiusura del sito, del tutto, insomma, si può intervenire solo in quel modo ancora più drastico, ecco. Immaginiamo quindi allora lo scenario verso cui rischiamo di andare: una rete in cui ci sono degli IF, cioè dei fornitori, di quelli che ci danno la connettività, che eserciteranno magari un'altra specie di autocensura informale, evitando anche di ospitare magari contenuti problematici, in cui gli utenti, diciamo, in cui i contenuti sospettati di violare del copyright e delle leggi saranno fatti scomparire direttamente, in cui gli utenti online spesso si dovranno autolimitare o si autolimiteranno per paura di denunce temerarie, querele temerarie, eccetera, e limiteranno anche la diffusione di contenuti, sempre per questa paura, in cui attivisti che si muovono online o che si muovono solo online possono rischiare, nel caso in cui vengono fatti degli illeciti, accuse di associazione a delinquere, in cui non c'è alcuna garanzia di privacy nelle comunicazioni per la questione del controllo sia nazionale che internazionale sulle comunicazioni, sui nostri dati e metadati, in cui anche solo fare cronaca rischierà di diventare pericoloso per un giornalista, figurarsi per chi non lo è, che, diciamo, ha ancora meno tutele. Ecco, penso che tutto questo sia ovviamente inaccettabile e che si dovrebbe assolutamente alimentare un dibattito su questi aspetti, perché saranno aspetti che incideranno sempre di più su chi si batte per dei diritti a livello locale, a livello nazionale, e soprattutto impatteranno sulle nuove generazioni che sempre di più si muoveranno in rete. Quindi insomma, vi ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare. Bene, allora si conclude questa prima parte della giornata di Diritto alla Resistenza. Vi ricordo che abbiamo appuntamento qui alle 2 per l'anteprima, la proiezione inedita, 2:30, sì, 2:30, vabbè, di Fermarsi Impossibile, quindi un video, un film che racconta della lotta del movimento Rotav negli ultimi 3 anni. Chi volesse mangiare, in fondo al cortile si trova polenta calda, panini e bar. A dopo.